e Manfredi non si fermano più. Dungeons and Dragons nel loro loop, le promesse mantengono, lo scoprirai tu. Confrontano edizioni, storie passate, precantesimi e classi aggiornate, paladini con nuovi giuramenti, ladri astuti e cuori ardenti. Il bardo, canzoni che il cuore ha toccato, il druido si trasforma in creature più forti, scoprirlo insieme del dedo e delle sorti, domande risuonano come canzoni nel gioco infinito delle emozioni, come Bud Spencer e Terence Hill, in duo affrontano ogni ostil. Nel ritmo del cuore, battito J-pop, Luca e Manfredi non si fermano più. Dungeons and Dragons, nel loro loop, le promesse mantengono, lo scoprirai tu. Comode elettroniche, luci colorate, la passione per il gioco non è mai sfumata. Insieme danzano tra fatti guerrieri, nel mondo fantasy sono i veri pionieri. Il monaco medita, il ranger mira, esplorano tutto ciò che li ispira. Il warlock ha patti nuovi da fare, il chierico ha divinità da onorare. Con il ritmo nel cuore, melodia J-pop, le avventure chiamano, vieni anche tu. Nel nuovo manuale si perde il gruppo, Luca e Manfredi ti guidano laggiù. Guardano le promesse di Wizards on cura, se ogni classe ha trovato la giusta misura, il veri lo brandisce a spade migliori, in avolancia incantesimi superiori, sono i nuovi Bud Spencer e Terence Hill, combattute pronte a un'energia viril, nel gioco di ruolo sono leggende, la loro amicizia sempre si accende, le domande sono molte, le risposte sincere, nel mondo di D&D nulla è mai banale, la loro missione è condividere, perché l'avventura possa proseguire. Nel ritmo del cuore, battito J-pop, Luca e Manfredi non si fermano più. Dungeons and Dragons, nel loro, le promesse mantengono, lo scoprirai tu. Nel ritmo del cuore, battito J-pop, Luca e Manfredi non si fermano più. Dungeons and Dragons, nel loro, le promesse mantengono, lo scoprirai tu. Lo scoprirai tu. Sotto cielo neon della città, la loro storia continuerà. Condividono emozioni, sorrisi e un beat, nel mondo di D&D che non finisce mai.
Siamo live! Ma buonasera! Sì. Un altro martedì passato insieme in vostra compagnia e in compagnia del buon Lucone. Io mi sento sempre molto felice quando sono qua a parlare di cose che amo con delle persone che amo. Cioè, Addirittura. Ma sei praticamente un venditore di immobili. Assolutamente, no? Sì, assolutamente sì, infatti. Perché tu vendi solide realtà. Esatto, non sogno. Cioè l'amore che hai verso tutte le persone che sono in live. Ah, no, sì, solida realtà, esatto. Non... Sì, è l'amore che provi è una solida realtà verso le persone che sono in live adesso. Non quelli che stanno entrando in questo momento, non quelli che c'erano prima, solo quelli che erano solo quelli un secondo che sono fa. Fisicamente adesso qua, ma puoi estendere anche l'amore a chi ci sta seguendo su Intel TV esatto, 48 ore dopo. Esatto, va bene, lo facciamo. Un bacione anche ai nostri amici di Intel TV, che ci recuperano sempre in differita, curiosi di sapere quanto noi che cosa ci aspetta in questa Revised Edition di Dungeons & Dragons. Io non so se hai visto la story, ho voluto teaserare un pochino il fatto che comunque noi due siamo legati, no, dalla classe che probabilmente cominceremo a sfogliare questa sera. Due dei nostri personaggi più iconici sono proprio dei paladini, quindi stiamo andando a toccare secondo me una classe molto diversi. Estremamente diversi, il che ci permetterà di fare delle disamine interessanti, perché probabilmente avremo anche dei punti di vista. Di solito siamo in linea, però magari diremo dal punto di vista dell'interpretazione di Boris questa cosa potrebbe darmi fastidio oppure no, e viceversa per Nadar, no? Perciò forse questa è l'unica vera classe che ci lega molto, almeno per quanto riguarda Intel, per quello che le persone hanno potuto vedere. Beh, sì, certo. Perciò commenteremo, forse il nostro commentary farà un livello ancora in su, ecco, diciamo così. Buonasera. Scopriranno che in realtà noi abbiamo sempre fatto finta di sapere le regole, come qualche criticone ha detto sotto i video. E aveva ragione, perché in realtà io non so un bene amato cazzo, ma improvviso un sacco. Non capisco cos'è questa moda di dire imparate le regole, non sapete le regole. Sono sopravvalutate. Ma ne ho visto uno anche sotto Dusk, una persona che ha scritto almeno il manuale l'avreste potuto leggere. Non l'ho capita questa cosa, io non lo so perché cosa non abbiamo letto del manuale, però... Ma gli hai scritto che l'abbiamo fatto anche con l'ok da parte di Grumpy Bear, l'editore, un po' come per 7C, no? Cioè abbiamo Nick Games che ha pubblicato 7C e la gente fa, Nicola gioca con regole tutte sue. No, è che semplicemente ha letto il manuale, cioè l'ha letteralmente tradotto. Esatto, e noi abbiamo l'ok ovviamente dell'editore italiano di Non cedere al sonno, che è Grumpy Bear, quindi insomma diciamo che abbiamo fatto i nostri compiti, abbiamo fatto proprio delle riunioni private, abbiamo anche sottoposto quelle che potrebbero essere le nostre regole homebrew, quindi insomma, e abbiamo contattato direttamente il creatore in America, non direttamente ma sempre tramite Grumpy Bear, quindi insomma abbiamo fatto i nostri compitini, ma tralasciamo questi commenti sempre un po' no, è che no, in realtà io non li voglio tralasciare, perché in realtà voglio sempre avere delle discussioni, no? Aperte con certe persone che hanno una critica da fare. Io sono sempre stato dell'idea che le critiche, specialmente quelle costruttive, servono per l'appunto a costruire qualcosa insieme. Sono sempre stato dell'idea che le volte che arrivavano all'epoca critiche su alcuni aspetti di cui avevo potere nelle serie che abbiamo portato su Intel, ho sempre cercato di capire da dove arrivasse la critica e di conseguenza in che maniera poter lavorare per fare in modo che questa persona che si è sentita in dovere giustamente di fare una critica possa ricredersi. Certo. Altre volte invece è stato praticamente impossibile. Ricordo una delle grandi critiche recenti, ho letto un commento proprio sotto l'ultimissimo video che abbiamo pubblicato della pausa di Lux Astra. Sì, ma quindi quando arriverà la terza stagione? E ho fatto, ma come? Abbiamo già pubblicato la quarta. Quindi capisci che questo genere di... Lo credo di averlo letto, sì. Di commenti ti lasciano un attimo stunnato e fanno, ma questo qua è indietro di 3 anni, ma che senso, scusa? Quindi non so cosa rispondo. Ringraziamo solo al volo la nostra Saretta che ci ha raidato con 381 spettatori, grazie Kuro. Grazie a tutte le sub come al solito che stanno arrivando. Adesso leggo Focus 1. C'è la musica sotto?
c'è, ma teoricamente dovrebbe abbassarsi automaticamente. Io l'abbasso ancora se è alto. Comunque, no, è applauso. Che io su StreamYard non sento. Applauso. Ho abbassato ancora un goccino per sicurezza. Quindi dicevo, Focus 1, Rospavlatanovic, voglio dire, ecco. Questa simula avrebbe detto direttamente dal roster dell'Atalanta, Lavuz 2002 e Mau 7x8. Grazie mille per le sub, ragazzi. Niente, quindi sì, oltretutto, per riprendere il discorso al volo di quello che stavi dicendo tu, alcune persone commentano come se tu potessi fare qualcosa nell'immediato futuro per fissare, tra virgolette, dal loro punto di vista, quegli episodi che però sono già stati registrati, editati, perché non si rendono conto che ci sono mesi di lavoro, non quei 2-3 giorni, a massimo 7, che ci separano da una premiere all'altra, no? Diciamo così. Quindi mettetevela via, ragazzi, noi prendiamo assolutamente in considerazione il vostro feedback, soprattutto quando è costruttivo, ma possiamo mettere in pratica certe cose solo per la stagione successiva, per i prodotti successivi, quindi abbiate pazienza, non ha senso criticare qualcosa che è successo nell'episodio 1 e poi di nuovo andare nell'episodio 2 a ripetere esattamente la stessa cosa pretendendo di venire ascoltati. Sembrano delle banalità, ma evidentemente per qualcuno non lo sono, quindi ci teniamo sempre a specificarlo. Inizio a leggiucchiarvi un pochino, bellissime persone. Allora, finché tu leggi, vai. Io voglio prendermi da bere, arrivo subito. Vai, sì. Al terzo tentativo, cioè è stato complicato, ragazzi, io mi impegno, ma non è tanto una questione di articolazione, come probabilmente sapete, ma è che io ho la chat là, piccola così, quindi ho dovuto mettere a fuoco con le diottrie che mi rimangono. No, dai, devo dire che ci vedo abbastanza bene. Però, ecco, vedere una parola così lunga, scritta piccola e leggerla giusta, è stata una bella prova. Però, ecco, devo farlo come scioglilingua, lo posso fare? Rospavlatanovic, hai visto? Ma adesso, così, proprio... Manfred, controlla il microfono, sta piovendo in studio. Che sta succedendo, ragazzi? No, il microfono è qua, tranquillo, sereno. È successo qualcosa? La musica non si sente, c'era solo rumore di fondo che ora sembra sparito. Non ho toccato niente. Scusate, sono un po' indietro, vi recupero. Ci sono interferenze! Ah! No, hai toccato qualcosa, no, non ho toccato niente. Ok, vi ho già recuperato. Eravate molto più indietro, va. Comunque, tutto hype che mi hai creato per Dusk è stato pienamente ripagato. Manfred, veramente complimenti. Grazie. Grazie, Andrea. Grazie mille. Sono felicissimo di tutti i commenti che stanno arrivando. Siete meravigliosi. Meravigliosi. Ci sono, ma sono più leggero. Pure qualcuno. Allora, mi dicono che ci sono delle interferenze sul mio microfono. Non so se tu puoi confermare, senti qualcosa, ma so che sei delle casse. Io dal tuo microfono di StreamYard non sento assolutamente nulla. Infatti, anche prima. Un leggerissimo beep di sottofondo e non si sente la musica, dice Guine. Allora, io posso provare a mutare la musica. Ditemi se sentite qualcosa a questo punto, se il beep è sparito. Se è quello, allora era l'input della musica che creava problemi. Mi sa che era qualcosa di Luca. Ora non ci sono più. Non ci sono più da dopo che ho tolto la musica? Ah, indulge in yourself, vedo proprio. È un vinello Belmonte della Puglia bianco. Paglierino. Pensa che l'altro giorno io ho fatto proprio questa domanda a Simo, giovedì. E ho detto, ma io questa cosa effettivamente non lo so. Ma si può consumare alcol? Sì. No, io non lo so, è nella mia... No, si può assolutamente sia fumare, ma volendo anche si può anche bestemmiare, cosa che non faremo in queste live perché è del nostro regolamento, ma bere alcol. Dici che era stampante, Sì, sto pensando proprio quello. Ma di solito viene filtrata dal noise gate, Solitamente quella sì, stampante. Adesso controllo se il noise gate è impostato correttamente, perché... Allora, io vedo che non c'è un noise gate sul... impostato tra le proprietà del microfono, c'è soltanto gain, quindi o è stato tolto o non lo so. O non lo so. No, la stampante è accesa, solo che ci vorrà ancora un po' e se la metto in pausa è sempre rischioso. Posso metterla in pausa da qui, ma non credo che sia quello il problema, Perché il rumore che sentono loro è
è statico, quella stampante invece è dinamico. Secondo me è la stampante. Vabbè, guarda. Pausa, pausata. Se poi vai, adesso la metto in pausa, se poi si sta pausando. Se poi non riprende, io vengo da voi, da tutti voi, perché mancano ancora 8 ore e 37 minuti, io vengo da tutti voi e vi denuncio. Ecco, l'ho messa in pausa. Sì, sta pausando. Adesso ci diranno. Io riprovo a rimettere la musica, che a questo punto metto a tot decibel e vediamo come va. Bicchiere di vino in compagnia per i maggiorenni. Non bestemmieremo 3 secondi dopo aver letto alcune cose del paladino, ma porca. Oh no, non ci potete dire queste cose. Non quando il paladino è ancora tutta la serie di sottoclassi del monaco lontano da noi. Non possiamo. Sono qua sotto le mie sottoclassi del monaco, ce l'ho qua. Aiuto. La bellezza del gioco di ruolo è che se una regola non ti piace la puoi bellamente ignorare. Ecco, che è quello che a quanto pare faremo col paladino se non ci piace. Allora, se il bip è quello non è un problema tecnico, è tranquillamente sopportabile. Beh, la stampante adesso dovrebbe avere la ventolina accesa, ma non sta stampando. Chiedono cosa stavi stampando. Secondo voi cosa sto stampando? Sondaggio. E perché allora, proprio cose di Star Wars? Esatto. Allora, ce li ho qua, guarda. Giate, entro. Vai, un attimo a gamba tesa così. Intanto un applauso nel nostro Nico che Sto ristampando questo pezzo che, come vedete, c'ha dei difetti, no? Si apre male. E quindi lo devo ristampare. Cioè, è una cosa che per forza va fatta, capito, ragazzi? Cioè, giusto. Non è che si può. Volevo soltanto dire che un po' del rumore di fondo è rimasto, ma perché c'è ancora fruscio della stampante, ma proprio poco. Ma c'è la ventolina, però, insomma, non vuoi che mi entri lì. Ma secondo me si sente solamente quello, non ci so altre cose. E però la musica non si sente, l'hai messa troppo bassa, Manfred. Ma si è fatto in automatico, io non ho toccato niente. Ah, ok, ma non l'avevi neanche mutata prima? No, l'ho mutata per fare il test e l'avevo anche abbassata, ma l'ho rimessa allo stesso livello a cui era prima. Ok, allora probabilmente c'è qualcosa che non c'è, che si è buggato su OBS. Che tu sappia, cambiare. C'era un noise gate impostato sullo shotgun. Io non ho mai visto se c'era un noise gate sullo shotgun. Ci avevo messo il gain io l'altra volta. Metti, Manfred, mettilo pure. Metti quello lì di OBS. Sì, quello base. Yes, esatto. Sir. E vediamo se. Ma scusatemi. Non è che è sulla scheda audio il gate, no? No. In italiano non lo riconosco. Sensibilità d'ingresso, credo. È vero, Doze, ce l'abbiamo solo noi. Quello base di. Di senza, no, dovrebbe senza esserci modificare. Riduzione del rumore, dovrebbe esserci. Sì, c'è, non è sensibilità esserci. D'ingresso? No, ah, riduzione del rumore. Scusate. Levo. Scusate. Riduzione del rumore. Ok. E quella RNN noise o speaks? No, va bene anche questo qui, secondo me. Ok, leviamo questo. Scusate, ragazzi. Ma bello sì, della live. Sono abituati. Bello della diretta. Ok, diteci se adesso lo sentite. Altero che diceva, sotto il video di Dasco... E se non lo sentite, faccio partire la stampante. No, giusto. Sotto il video di Dasco ho commentato che poteva essere utile vedere anche i tiri del master per capire il confronto con i risultati dei giocatori, ma ovviamente non era una critica. No, certo. È che già è stato complicato così trovare dei modi furbi per... Ciao, Nico. Grazie. Trovare dei modi furbi per non riempire eccessivamente lo schermo, perché comunque noi abbiamo uno spazio limitato per farvi vedere le cose e dovevamo farvi vedere le schede dei personaggi, dovevamo farvi vedere i tiri. Alcuni tiri aggiornano le schede dei personaggi. Se avessimo messo anche i tiri del master sarebbe stato un problema. Oltretutto, da dichiarazione di intenti, che ovviamente voi non avete visto, noi abbiamo deciso che i tiri del master sarebbero stati nascosti per aumentare al tavolo, a livello meccanico, la suspense, perché in questo modo il giocatore non sa contro cosa sta andando a giocare, fisicamente quanti dadi tirerà il master, quindi poi ogni tanto io lo dico a voce, dico comunque quanti successi ho avuto. Capisco che manchi l'appoggio grafico, ma non potevamo darvi tutto. È ripartita la stampante, la sento. Si è buggato qualcosa? Ah no, fai vedere cosa stai stampando. Manfredi sta più o meno vedendo questo. Sì, esatto. Che cos'è quella cosa? Tipo così. Allora. Dai, ci mettiamo al lavoro? Ci mettiamo al lavoro, signori.
Sto cercando di speedrunnare per capire. Eravamo prima... arrivati a finire e la base del Monaco. No, 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 sì, stavo leggendo se dicevano che era a posto. Ora si sente bene, non si sente più. A posto. Va bene, è importante che... L'importante è che si senta bene me adesso, nel senso, avendo messo il noise gate, che non sia fastidioso che magari il mio audio va via in fretta o non entra subito. Diteci questo e poi buon. Noi non sentiamo nulla, era la riduzione del rumore. Fantastico. Io per ora ho trovato più cose che mi farebbero dire non comprare il manuale piuttosto che il contrario. De gusti, boss, assolutamente, ci mancherebbe. Il tuo audio è perfetto. Grazie, grazie mille, grazie del feedback. Ok, allora, suggerirei, come diceva il buon Luca, di... quindi non suggerirei, ma accoglierei la proposta di provare a buttarci sulla classe del druido, del pirla monaco. Attenzione. Plot twist. Sulle sottoclassi, aggiungerei. Monaco che la volta scorsa ci ha dato delle oh, ecco che cosa succede. Quando questo coso qui... Ah? Non posso stare in full screen con StreamYard messo qui così, perché altrimenti noi spariamo. Cosa? Problemi. Beh, il mio pane quotidiano, ma Freddy, scusa. Se io apro Edge e Edge copre Chrome, Chrome sta prendendo StreamYard, quindi ci siamo noi, ci vediamo noi. Se io apro Edge, per qualche motivo, né Edge né Chrome vengono letti da OBS, c'è tutto uno schermo grigio, tu sparisci, io sparisco, non ci si vede. Oddio. Già, però possiamo provare a fare così, renderci piccolini, vediamo se succede qualcosa. Spariamo lo stesso. Bello schifo, ok. Vorrà dire che se lo faccio piccolino... Guarda, facendolo piccolino rimane un'ombra di noi qua sotto... Posso provare a... Ecco, è arrivato il buon Nico che sta cercando di intervenire. Ma incredibile, io non ne posso più. Ma come fanno gli altri streamer a non avere mai problemi? Io non capisco. Cioè, queste cose qua che vanno in conflitto, io non lo so. Guarda. Sì, ecco. Anch'io l'avrei spostato sulla pagina a destra. Il problema è che così io non leggo più la chat. Vabbè, la leggo io. Ok, leggila tu, grazie. Te la leggerò tutta. Come se fossi un text to speech. Ok. Devi parlare tutto così, allora. Devi fare la voce di Roberto. Ridicolmente precaria. Anzi, parlerò come i droidi da battaglia di Star Wars. Roger. Capito. A che punto eravate arrivati del Monaco la volta scorsa? Avevamo finito la classe base. Quindi... Cos'è successo? Come hai fatto? Non so come ha fatto, ma siamo ancora full screen, anche se faccio così. Ma che meraviglia, Nico, bravissimo. Non so cosa sia successo, ma adesso anche tenendo Chrome chiuso. Intero, ora vedi la chat. Vedo anch'io la chat. Grazie. Come al solito il nostro mod salva la giornata. Ok, allora, Warrior of Mercy. Una delle sottoclassi più utilizzate del Monaco, perché è la sottoclasse curatrice, diciamo così. Classe però, sottoclasse se vogliamo, avvolta un pochino dal mistero, perché se ricordo bene, a livello proprio di lore, loro portano la vita tanto quanto portano la morte. Vedo qui anche un trafiletto dove dicono effettivamente che fanno, guarda, proprio bringers of life and death, neanche farlo apposta. Perciò è un po' questo dualismo di loro preservano l'equilibrio della vita, la rispettano come tale, ma non puoi amare la vita senza rispettare l'esistenza della morte. Quindi molto carina questa cosa, mi piace molto. Che cosa ci dice il nostro rpgbot.net che noi adesso full screeniamo? Lo mettiamo al centro dello schermo così non si triggera nessuno. Only one mechanical change and it was a nerf. Ai. Ok, quindi qua ci viene introdotto il Warrior of Mercy. Ci è stato cambiata soltanto una cosa ed è stato un nerf. Non ti dà più una maschera figa. Non era una feature, ma era molto fico. Ok. Bevo. Livello 11, Flurry of Healing and Harm, adesso è limitato a un numero di utilizzi pari al modificatore di saggezza, prima si poteva fare tutte le volte che si voleva. Analizziamolo un pochino, perché qua partendo da livello 11 ci perdiamo tutto quello che c'è nel mezzo. Si vede che a quanto pare non è cambiato nulla. Ovviamente vi ricordiamo, noi stiamo guardando in diretta il manuale in questo punto qua, quindi lo vedete, anche il buon Lucone ne ha una copia a casa. Dunque,
Hand of Harm. Una volta per turno, quando colpisci una creatura con un colpo senza armi e infliggi danno, puoi spendere un focus point, ricordiamo i focus point sono i nuovi key points, per infliggere danni necrotici extra pari a un tiro del tuo dado arti marziali più il tuo modificatore di saggezza. E non vedo errori. Sempre a livello 3, così come hai avuto la mano che può essere vero, puoi anche avere la mano che può essere piuma. Infatti c'è Hand of Healing, la mano della cura. Come azione magica, quindi di nuovo la precisazione che questa è un'azione magica, puoi spendere un tuo focus point per toccare una creatura e ripristinare un numero di punti ferita pari a un tiro del tuo dado di arti marziali più il tuo modificatore di saggezza. Puoi utilizzare il tuo Flurry of Blows, anzi, quando utilizzi uno dei tuoi Flurry of Blows puoi rimpiazzare uno dei colpi senza arma con un utilizzo di questo privilegio senza spendere un focus point per la cura. Beh, questo effettivamente è molto interessante. Non tanto perché ci sia stata una modifica, che di fatto anche qui, come ci è stato detto sul sito, non mi sembra che ci sia stata, ma sto andando a memoria per quel poco che conosco il Monaco, però... La cosa interessante, secondo me, è il fatto che tu possa utilizzare una magic action come an armed strike parte di questo privilegio. Cioè, è la concomitanza di cose che mi titilla un pochino. Il fraseggio potrebbe creare delle dinamiche interessanti. Perché se ci sono, per esempio, delle limitazioni che ti precisano che puoi fare una determinata cosa solo... durante una magic action, beh, in questo caso tu puoi, suppongo, se non ricordo male, gratuitamente fare un utilizzo del tuo... Oh, allora, Flurry of Blows in realtà dice che è una bonus action. Quindi tu potresti fare una magic action con una bonus action. Capite dove sto cercando di andare a parare? Lo trovo stimolante, potenzialmente pericoloso, perché adesso ne so troppo poco di questa revised edition per... ipotizzare come potrebbe essere rotta questa meccanica, ma fare un'azione come azione bonus vabbè. Ultimo privilegio di sottoclasse del livello 3, Implements of Mercy. Ottieni competenza in intuizione e medicina e competenza con il kit da erbalista, da guaritore. Ok, interessante. No, aspetta, da erbalista non è da guaritore, sono due cose diverse, effettivamente. Herbalism, comunque, dice. Il Warrior of Mercy era rotto anche prima. Sì, però, prima suppongo che ci fosse scritto che come azione potevi... andiamo a controllare così, tanto per... Ma come azione, cioè, o mentre utilizzavi il Flurry of Blows... potevi, vediamo un po' il fraseggio esatto. Merci beaucoup. Eccolo qua. Herbalism kit, eccetera. È questo che mi interessa. Come azione puoi spendere un punto key per toccare una creatura. Quindi è specificato come azione. Qua viene detto come azione magica. Probabilmente non cambierà niente. Ma secondo me, se ci sono delle meccaniche che ti obbligano a utilizzare un'azione... No, cambia sicuro. Secondo me... Da erborista, grazie mille, non da... dell'erbalismo. Ok. No, qualcosina cambia sicuro, secondo me. Qualche incastro, qualche combo che magari prima c'era, adesso non c'è. Ammetto di non essere particolarmente ferrato sul Monaco, però se c'è scritto azione magica, la motivazione c'è. Sì, nel senso che adesso hanno preso questa briga di continuare a precisare che quando qualcosa è di carattere magico è una magic action e non semplicemente una action. Se non è stato rotto prima, non so se, visto che è nuova al 99% questa edizione, ma non so se ci saranno gli estremi per andare a rompere il gioco, ma se si vengono a creare, col fatto che hanno introdotto questa nuova magic action, delle dinamiche per cui le magic action sono delle azioni piene e stiamo cominciando a introdurre delle sottoclassi che possono sfruttare l'azione bonus per fare delle magic action, metti che sia anche soltanto saltato fuori sulla nuova Dungeon Master Guide che deve uscire, faccio un'ipotesi ovviamente, un oggetto che ti dice ogni volta che, every time you take a magic action, fai questa cosa qui, se il monaco si equipaggia una roba del genere,
vuol dire che lui letteralmente fa una magic action con una bonus action, e quindi questa cosa rischia di rompere una potenziale combo, in senso ovviamente overpowered. Mi interessa molto, mi interessa molto. Livello 6, Physician's Touch. La tua Hand of Harm e Hand of Healing migliorano come scritto qui sotto. Hand of Harm dice: quando usi la Hand of Harm su una creatura, dai anche a quella creatura la condizione di avvelenato fino alla fine del tuo prossimo turno. Hand of Healing: quando usi la Hand of Healing, puoi anche terminare una delle seguenti condizioni sulla creatura che curi: accecato, assordato, paralizzato, avvelenato o stordito. Niente di nuovo sotto il sole, molto forte, come già dicevano prima le persone, perché curare praticamente solo con un utilizzo del tuo key point, che poi adesso è focus point, una di queste condizioni è letteralmente avere una grande quantità di ristorare inferiore sempre a portata di mano, anzi più forte, perché qua ci sono più condizioni che possono essere curate rispetto a ristorare inferiore. In più ti cura, quindi non interrompe soltanto una condizione, è effettivamente molto molto forte. Certo è, devi toccare, quindi non sei ranged. Grazie. Mi solo quello. Ci dicono che a pagina 15 è spiegata la Magic Action. Grazie, sì, no, ma io mi riferivo più che altro a oggetti che potrebbero sfruttare la Magic Action. Vediamo il cambiamento che è stato segnalato qui. Livello... Ciao! Ciao, Chicco! Come stai? Benissimo. Hai mangiato un gelato, te? Ah, sì. Ma che gusto era il gelato? Nutella. Ah, buono, sì. Buono. C'è Nutella qua, Nutella qua, Nutella qua. Lo so. Vatti a lavare, vatti a lavare. Aiuto subito. No, non tornare, ciao. Allora, livello 11. Flurry of Healing. Ecco, giustamente, come faceva notare, non mi ricordo chi prima, penso... vabbè, non importa. Le ultime classi, quelle uscite con Tasha, effettivamente sono quelle meno modificate in generale. Certo. Quindi chi è magari già abituato a... perché Tasha, mi ricordo, di cosa? Due anni? 2021, mi sembra. Vediamo se... 21-22? Sì, 21... Sì, forse 22. Forse 22. Oh, è incastrato dietro la lampada. Vabbè, comunque sì, sarà un paio d'anni fa. Quindi significa, insomma, che è già abbastanza rodato quello che sì, c'è stato. Sì, le modifiche maggiori sono avvenute quasi in America novembre 2020, in Italia però è arrivato un po' dopo. Un po' dopo, sì. Beh, comunque 2020 significa comunque l'ultima pubblicazione grossa, diciamo, legata alla manualistica di D&D, perché poi sono uscite delle avventure, ma niente di strutturato, ecco, dal punto di vista proprio di creazione dei personaggi. Tasha era già in linea con la loro attuale modalità di fare le cose, I guess, a parte esatto. Il bonus competenza come numero massimo di utilizzi delle cose. Sono d'accordo che è stata una sperimentazione e probabilmente hanno fatto fuck go back per qualche motivo. Scopriremo come mai. Sbaglio, Tasha è un manuale molto odiato? No, io credo che sia uno dei più amati in assoluto della quinta edizione, perché... Ma dipende quale parte di Tasha vedi. Vero. La cosa, ecco, divisivo, infatti, dice Filax. E infatti, perché Tasha comunque ha portato molte opzioni che secondo me rendevano poco, come si può dire, particolareggiato D&D. Una cosa che era molto bella a livello anche di ambientazione era proprio il modo di essere nano, il modo di essere elfo, il modo di essere paladino, il modo di essere di un certo tipo. Stava cominciando a creare un po' un calderone di tutto. Era l'incipit. Con Tasha, infatti, il calderone di Tasha. E infatti con Tasha, secondo me, secondo molte altre persone, è stato reso tutto molto più piatto, anche se più equilibrato. Sì, ha anche aggiunto molte opzioni di personalizzazione, che è uno dei motivi per cui è molto amato, invece, secondo me, perché comunque si sono potute creare delle combo molto interessanti e molto stimolanti, soprattutto per i veterani. Però sì, stava già cominciando il trend del il veterano potrà godere di questo manuale, il nuovo arrivato, se ci mette le mani sopra, rischia di non avere una bussola che gli indica la strada corretta, diciamo così. Allora, questo Flurry of Healing and Harm, che è l'unica cosa che a quanto pare è stata cambiata, e la segnalo qui, è stata modificata a quanto pare solo per
gli utilizzi che se ne possono fare. Prima era infinito, invece adesso è limitato. Quando usi Flurry of Blows puoi rimpiazzare ciascuno dei tuoi colpi senza arma con un utilizzo di Hand of Healing senza spendere un focus point per la cura. Questo è molto carino. In aggiunta, quando utilizzi un colpo senza arma con Flurry of Blows e infliggi danno, puoi utilizzare Hand of Harm con quel colpo senza spendere un focus point per la mano, la Hand of Harm. Quindi è una mega combo strambissima, super arzigogolata. You can still use, puoi ancora utilizzare Hand of Harm solo una volta per turno. Puoi utilizzare questi benefici un numero di volte pari al tuo modificatore di saggezza, minimo 1, e riguadagni tutti gli usi spesi quando termini un riposo lungo. Quindi sì, effettivamente un nerf, forse doveroso, considerato che la classe era abbastanza forte. Sono curioso di sapere, soprattutto da parte della chat, se qualcuno di voi ha giocato questa specifica sottoclasse, se pensate, se l'avete giocata soprattutto a livello 11, comunque potendo avere accesso a questo Flurry of Healing and Harm, se secondo voi questa può essere una limitazione importante, vi sentivate particolarmente forti, sentite che questa cosa intaccherà profondamente lo stile di gioco che si raggiungeva ai tier medio-alti, oppure no? Visto che siamo nel discorso, cosa ne pensate che ci siano determinate cose, sottoclassi ad esempio, molto più complesse e pensate per veterani che per principianti? Dovrebbe essere tutto accessibile a tutti secondo voi, o è giusto dare un'attenzione in più ai veterani? Io credo che sia giusto che un manuale adesso sì, abbia un po' di tutto, no? Sì, ho sempre considerato Dungeons and Dragons per i veterani. Nel senso, Dungeons and Dragons è un... cioè, stiamo parlando di... per essere a malapena coscienti di quello che si fa, quasi 400 pagine di manuale. Se sei il master devi aggiungerne altre 600 probabilmente, quindi... tecnicamente D&D non è per amateur, come si dice in gergo, non è per principianti. Nel senso, sì, certo, ovviamente uno si può approcciare senza alcun problema, ma difficilmente un principiante giocherà D&D come è nel manuale. Cioè, io ho sempre cercato di avvicinare i principianti a un gioco diverso da quello che è D&D. Vedi 7C, vedi un Broken Compass, vedi un Not the End, o altri giochi più incentrati nella narrativa che nella regolamentistica, perché D&D è veramente tante regole. E per un principiante ricordarsi tutte sono davvero difficili. Quindi se uno deve pensare a come ruolare e come usare le regole, è davvero complicato. Quindi io dico sempre a chi si vuole approcciare come principiante al gioco di ruolo di imparare a ruolare con dei regolamenti più facili, più semplici, e poi eventualmente andare a approfondire quello che sono le meccaniche da wargame che ha Dungeons & Dragons. Purtroppo D&D è il McDonald's del gioco di ruolo. Io usufruisco spesso e volentieri del McDonald's, quindi non è una critica legata a quello che può essere la qualità del prodotto, ma è il fatto che lo trovi un po' ovunque e sai sempre che è quella cosa lì. Cioè, se io vado al McDonald's qua di Milano, è esattamente lo stesso, più o meno, del McDonald's di Berlino. Ok? Poi, vabbè, magari in America è leggermente diverso, magari in Giappone è diverso ancora, ma tendenzialmente quello c'è. E D&D io lo considero questo. C'è Dale che dice: l'unica cosa che posso dire è parlare da master che ha avuto un player Monk of Mercy. Questa limitazione aiuterà a bilanciare, ma non sarà un grosso nerf. Ok, interessante. Probabilmente perché pur avendo una quantità illimitata di utilizzi di questo privilegio di classe, forse non c'erano così tante possibilità di usarlo. E quindi forse avere una limitazione data dal modificatore di saggezza, che comunque a livello 11 mi aspetto che sia almeno più 3, probabilmente non sarà un grande nerf. Ottimo. No, Revenant dice che vabbè, in America il manuale del master è il più odiato e considerato inutile. Effettivamente non mi sento troppo di dire che
sono contrario a questa affermazione. Più che altro, avendolo letto più volte, ho notato che molte cose sono estremamente per master neofiti. Quando cominci a sapere un po' dove muoverti, le schivi quelle regole. E invece poi aggiunge che molte conoscenze GDRistiche gli dicevano: ma per giocare a D&D non serve leggere il manuale, se lo leggi sei uno sfigato. Mm-hmm. No, è una cazzata. Cioè, va letto il manuale. Poi come lo interpreti, come lo giochi, deve essere d'accordo tutto il tavolo, sennò son giochi diversi. A sto punto torniamo al discorso che facevo prima, cioè quello di giocare a un GDR più semplice. E allora sì che magari leggi una volta il manuale, sai già tutte le regole, amen. Se vuoi giocare a D&D, così come a qualsiasi altro gioco, il manuale lo devi leggere. Se vuoi giocare a una versione approssimativa di D&D perché la trovi più divertente, ok, stai comunque giocando a D&D, ma la versione è proprio acqua di rose, no? Ci sta, per carità, da qui a essere uno sfigato perché hai letto il manuale e quindi vuoi giocare così come il gioco è stato pensato, mi sembra un po' eccessivo. Ma avete fatto il Ranger? No, stiamo andando in ordine alfabetico, il Ranger arriverà tra un pochino. Esatto. Ma infatti anche quello streamer lo guardava e gli diceva: ma siete scemi? Ognuno è il master di se stesso se ognuno gioca le proprie regole. Simone è il master di se stesso. Poi vabbè ragazzi, il discorso è sempre quello, avrà anche regole, ma come qualunque gioco poi ci si può mettere d'accordo nel piegare alcune cose. Poi sì, ovviamente per giocare bisogna conoscere le regole. Cosa ne pensate di Farsight? L'hai sfogliato tu Farsight? Ma c'ho scritto anche un'avventura. Ho contribuito alla scrittura dell'avventura di... Anzi no, non ho contribuito, l'ho scritta proprio. Un'avventura sulla Rubicon che è stata giocata al Play di quest'anno a Modena e conosco sia manuale base che l'espansione abbastanza bene. Ok, che cosa ne pensi? Enrico ha fatto un'incursione. Dai, andiamo avanti? Sì, no, ti chiedevano che cosa ne pensavi, cioè... Ah, in generale, allora, ho trovato un'evoluzione bizzarra, anche se sensata per il mondo sci-fi, della quinta edizione. Okay. A livello di design mi piace molto, perché comunque è oggettivo, è Mass Effect, cioè nel senso non è che possiamo tanto girarci attorno. Ce l'ho qua dietro anche, quindi... Va bene Nico, grazie. Già solo guardando la copertina... è Mass Effect. Poi abbiamo giocato, abbiamo aiutato gli autori a fare il Kickstarter all'epoca su Intel, non so se Manfred te lo ricordi. Uh-huh. L'ho masterata io anche, infatti la storia che poi è stata portata al Play di Modena è il seguito, non ufficiale, in realtà sì, lo è ufficiale, di quell'avventura che abbiamo fatto su Intel. Insomma, ecco, per me è un voto assolutamente positivo, sia a livello di design che a livello del regolamentistico. Certo, ovviamente, come tutte le cose, non è perfetto, non esiste la perfezione, ma devo essere sincero, se ti piace lo sci-fi, se ci piace Mass Effect, molto oddio, meno Star Wars. Non esiste, avrei qualcosa da ridire. Cos'è che non esiste? La perfezione. Sì, lo so, Manfred, non serviva che tu dicessi che sono perfetto, però lo sanno già in chat. Però detto questo, se ti piace ovviamente Mass Effect e lo sci-fi, quello un po' più di questo genere, Farsight è assolutamente da quantomeno da sfogliare e studiacchiare. Mm-hmm. Come è andata con il Monaco? Io sono entusiasta di come l'hanno potenziato, soprattutto la via dei quattro elementi. Dobbiamo ancora arrivarci, anche della mano aperta. Sono molto curioso di vedere come la community reagirà al Monaco, che prima veniva bistrattato e adesso secondo me ha un grande potenziale. Visto che parliamo sempre dei veterani, secondo me vedere questo potenziamento alla classe spingerà molte persone che l'hanno sempre un po' schifato a provarlo, e ne vedremo di più in media prossimamente. Vi saluto anche come l'altra volta, vado a fare anch'io il D&D in live, poi recupero in differita. Vai, cosa vai, ne pensate dello Smite? Io sono curioso, ciao ciao, grazie per essere passato. Allora, ultimo privilegio di sottoclasse, Hand of Ultimate Mercy, la vediamo proprio al volissimo per assicurarci che non sia cambiato niente. La tua maestria dell'energia vitale apre una porta sulla pietà ultima. Come azione magica puoi toccare il corpo di una creatura che è morta entro le 24 ore precedenti e spendere 5 punti focus. La creatura torna in vita con un numero di punti ferita pari a 4 di 10 più il tuo modificatore di saggezza. Se la creatura è morta con una delle seguenti condizioni, la creatura torna in vita con quelle condizioni rimosse. Accecato,
assordato, paralizzato, avvelenato e stordito, che sono le stesse cose di Hand of Healing. Una volta che utilizzi questo privilegio, non lo puoi usare di nuovo finché non termini un riposo lungo. Ottimo, interessante. Molto bene. Warrior of Shadow. The Shadow. Qua io voglio la chat che coglie per la citazione. Guarda che ho scoperto che non sono così tanto preparati come dovrebbe. No? Secondo me un watch party dovremmo farci. Gliel'hai già detto però. Vabbè, ma senti, ascolta. The Shadow. The Shadow. Sotto i sassi. Chiunque giochi di ruolo deve vedere The Game. Ce lo dovremmo fare. Quantomeno l'uno e il due, il tre. È molto complicato. Allora, qualche tempo fa ho provato a ricercarli e ho fatto fatica. Quindi sì, mi sa che vero, sono vero, un po' vero, più... Vero. Oh, grazie che ci date un po' di soddisfazioni. Un paio di persone. Scusa generica, Remnant. Ok. Gamers... Rule of Life. Cioè, avevano capito tutto molto tempo prima di chi aveva capito tutto. Warrior of Shadow, ok. I guerrieri dell'ombra praticano lo stealth, il sotterfugio, Allora, livello... vediamo che cosa ci dice intanto rpgbot.net. Shadow Arts, che non è Shadow Heart del nostro Baldur's Gate 3, ma sono le arti dell'ombra. Magari fosse nostro. Non ti permette più di lanciare scuro visione, passare senza traccia o silenzio. Lanciare oscurità costa un focus point anziché due e puoi automaticamente vedere attraverso la tua stessa oscurità prodotta da questa abilità. Ok, interessante. Quindi hanno deciso di togliere Dark Vision, che può essere un nerf importante per tutti quei monaci dell'ombra che a livello di specie, non possiamo neanche più usare il termine razziale, quindi non possiamo neanche dire speciale però, quindi qual è l'aggettivo che adesso si rivolge alla razza? L'abilità speciale non si può dire in italiano. Perché vuol dire un'altra cosa. Specista. Specifico. Non vorrei essere in Google Translate quando dovrà tradurre i manuali. Ops. Salutiamo Wizard Italia che... No, vabbè. Che si sta chiedendo chi tradurrà queste cose. Quando lo faranno, io spero vivamente. Specica! Specica mi piace un sacco. Mi sa tipo di spiaccica, no? Specica. Esatto. Direi che useremo tutti il razziale sbattendoci nella ciolla. Guine non ne ha per nessuno. Guine, e per quanto mi riguarda, è già il traduttore ufficiale. Assolutamente. Hashtag Guine 2025. Allora, ok, va bene, quindi hanno tolto questa abilità razziale, in assenza di un termine ufficiale ci tocca usare ancora questo, potrebbe essere un po' un deterrente, il che istintivamente mi fa dire, io giocatore voglio fare un monaco guerriero dell'ombra, non mi conviene farlo umano, non mi conviene farlo dragonide, ovviamente stiamo parlando di puro min-maxing, ma visto che sempre ai veterani ultimamente ci stiamo riferendo, non mi stupirebbe questo genere di discorso, così come il tiefling e il mezzelfo erano le classi con più carisma o che comunque si utilizzavano con stregoni, warlock e via dicendo, perciò... A livello di min-maxi non mi stupirei se non vedessimo più altri tipi di specie. Detto questo, è interessante il fatto che comunque, a prescindere, tu puoi vedere nella tua stessa oscurità. Quindi... meno male. Sempre ho trovato molto, molto buffo il fatto di essere coinvolti nei propri stessi incantesimi di depotenziamento, cioè, insomma, capisco quando ti lanci sui piedi una palla di fuoco, quello avrebbe assolutamente senso. Oltretutto, dal livello 3 tu letteralmente puoi castare oscurità. Siamo sicuri di voler dare a un personaggio la possibilità di creare oscurità? Aspetta, ma c'è una limitazione? Non c'è neanche una limitazione, puoi spendere un focus point, cioè la limitazione è il numero di focus points che hai. Tu puoi usare un focus point per lanciare darkness. A livello 3 sono 3. A livello tattico è potentissima questa cosa a livello 3. È vero che il tiefling in quinta edizione già
aveva Hellish Rebuke, che era l'intimorire infernale, e poi a livello 5, mi pare, sto andando a memoria, abbiate pazienza se sbaglio, otteneva Oscurità. Però lo otteneva a livello 5. A livello 3 tu potenzialmente puoi riempire un'area di 18 metri, con un raggio di 18 metri, che è enorme. No, scusami, entro un raggio di 18 metri. Darkness forse ha un raggio... Vabbè, comunque sì, è bello grosso. Raggio di 3 metri o 4 e mezzo, qualcosa del genere. All'interno del quale i nemici hanno svantaggio a colpirti. Tu hai vantaggio a colpire loro. Loro non possono vedere, tu sì. Quindi in teoria a livello di roleplay il master deve ruolare che il tizio magari non conosce tanto bene l'ambiente circostante, ma tu sì. E al tempo stesso sì, i tuoi alleati che non hanno oscurovisione potrebbero essere penalizzati da questa cosa qua, ma tu sei una furia omicida, è vero, usi un focus point per fare questa cosa qui, e poi che ne so, a livello 3 che ne hai 3, ne hai ancora 2 per fare eventualmente Flurry of Blows, per fare altre cose che facciano effettivamente DPS e beneficino del vantaggio che tu ti stai autoprocurando. Quindi forse questa cosa bene o male si bilancia. Trovo che a livello 3 sia molto forte. Attento Manfred, dopo 9 anni hanno finalmente tradotto decentemente Hellish Rebuke, ora si chiama Rimprovero Diabolico, lo chiamano ancora tutti Intimorire Infernale, ormai è il retaggio mio. Ricordate che tra l'altro Darkness rimane fino a 10 minuti con concentrazione, quindi il Monk of Shadow a livello 3 può fare in modo che un'area di 4,5 metri sia oscurata per mezz'ora se non perde concentrazione. Effettivamente non si menziona il fatto che lui non debba mantenere concentrazione, dice solo che non ci sono componenti nell'incantesimo, quindi no materiali, verbali o somatiche, il che è OP, nel senso che tu puoi letteralmente stare fermo e fare ti compare l'oscurità. Spegni le luci con esatto, anche un timer. Sì, e dice, cioè non c'è neanche scritto che devi utilizzare un'azione, dice puoi spendere un focus point per lanciare un incantesimo. Io suppongo che si dia per scontato utilizzando una magic action, ok? Ah, è sempre per scontato. Do per scontato cosa. Questa cosa, perché per tu cast, e sappiamo che castare un incantesimo richiede una magic action. Comunque, mentre l'incantesimo persiste, puoi spostare l'area fino a 18 metri di... Cazzo. Cioè, quindi puoi pure muoverla. E non dice come. All'inizio di ogni tuo turno, quindi gratuitamente. Comodo. Molto forte. Ok. Conosci il trucchetto, l'incantesimo, vabbè, illusione minore. Il tuo modificatore, cioè la tua caratteristica è saggezza per il lancio di questo incantesimo. Va bene. Interessante. Interessante. Livello 11, ma prima c'è Shadow Step a livello 6 che evidentemente non è cambiato, che dice a livello... Ah, aspetta, facciamo così controlliamo effettivamente che certe cose non siano cambiate. Livello 6. Buonanotte, papà. Che carino. E un bacio della buonanotte. Sì, l'avevano capito. Credo. Shadow Step. Allora, mentre sei completamente all'interno di luce fioca o oscurità, puoi utilizzare la tua azione bonus per teletrasportarti fino a 18 metri in uno spazio non occupato che puoi vedere, che è a sua volta con luce fioca o nell'oscurità. Hai vantaggio al prossimo tiro per colpire che fai fino alla fine del tuo attuale turno. E è leggermente cambiato in effetti, perché dice che il primo attacco che fai prima della fine... Ah no, before the end of the turn, scusate, avevo letto the end of the next turn. Ok, no, allora è solo un fraseggio leggermente diverso. Ok, è rimasto invariato, hanno cambiato solo le parole. Ok. Livello 11. Che cosa ci dice RPG Bot? Improved Shadow Step. Puoi spendere un focus point per utilizzare Shadow Step senza che ci sia bisogno di essere nella luce fioca o nell'oscurità. E poi puoi fare un attacco senza arma. E infatti ci dice, puoi attingere alla tua connessione con lo Shadowfell, che è la coltre d'ombra, il reame dell'oscurità. Oh no, lo Shadow Realm, no. Sì, in italiano ha un nome del genere, lo Shadowfell, coltre oscura o qualcosa del genere. Non me lo ricordo. Puoi spendere un focus point per rimuovere i requisiti
che ti vedono dover iniziare e terminare nella luce fioca o nell'oscurità per l'utilizzo di questo privilegio. Come parte di questa azione bonus puoi far sì che cioè puoi effettuare un attacco senza arma immediatamente dopo che ti sei teletrasportato. Il regno delle si chiama veramente il regno delle ombre è quello di Yu-Gi-Oh, ragazzi, dai. No, si chiama Coltre Oscura in italiano, qualcosa del genere. Ah, per il monaco la mia sottoclasse preferita, la Via dell'Oni, che è homebrew e abbastanza bilanciata, focalizzata interamente sui punti key. Sapendo di punti key, parlando... Coltre Oscura, ok, meno male, avevo ragione, mi ricordavo bene. Non è vero, ti stanno dando ragione. No, io ricordavo questa cosa qua. Parlando di punti key, suppongo che fosse in quinta edizione, quindi mi chiedo, questa homebrew, se verrà aggiornata alla 5.5, o come vogliamo chiamare questa edizione aggiornata, chissà se sarà ancora bilanciata. Ok, che anche le homebrew saranno 99% nuove, ricordiamo. No, sì, esatto. Tra l'altro, ne approfitto mentre stiamo leggendo la chat per far vedere anche un po' codeste art. Questo è il monaco Warrior of Mercy, e questo qui invece è il nostro Warrior of Shadow, che sembra carino. Cos'è, un gnomo, un halfling? Col fatto che sembra piccolino e con le orecchie a punta dovrebbe essere un gnomo, in teoria. Ok. Vediamo il livello 17. Vorrei vedere quello elementale. Adesso vi facciamo vedere tutto. Ma è molto figo. Fa molto. Clock of Shadow. Fa molto sciamano di World of Warcraft, io ve lo dico. Clock of Shadows è stato spostato dal livello 11 al livello 17. Ma è una feature completamente nuova con lo stesso nome. Utilizzi 3 focus point per diventare invisibile e utilizzare Flurry of Blows gratuitamente per un intero minuto. Sono 10 turni di Flurry of Blows gratis. Ovviamente hai utilizzato 3 focus point, quindi gratis fino a un certo punto. Sì, però 17 ne hai 17. Sì, esatto. Cioè, quindi 3 non sono neanche tanti. No, esatto. E per... Sì, effettivamente. Other stuff too, but that's pretty great on its own. Ah, non gliene frega niente di parlare del resto perché si è fermato lì. Va bene, lo leggiamo noi. Come azione magica, mentre sei completamente all'interno di luce fioca o oscurità, puoi spendere 3 focus point per avvolgere te stesso nelle ombre per un minuto finché non ricevi la condizione di incapacitato o finché non termini il tuo turno in una luce intensa. Ok. Mentre quindi basta volendo a una torcia. Esatto. Oh no! Mentre sei... Ecco, un Warrior of Shadow non ci azzecca niente, per esempio, con personaggi come il Druido delle Stelle o eventuali paladini che utilizzano poteri radiosi per illuminare l'area, cioè... Non fatelo, non funziona. O non usate questo privilegio in quel momento lì. Mentre siete avvolti da queste ombre, ottenete i seguenti benefici. Invisibilità. Hai la condizione invisibile. Punto. Cioè, non dice che tu sei affetto dall'incantesimo invisibilità, il che significa che tu hai costantemente vantaggio. Perché non c'è una condizione che ti toglie questa condizione di invisibilità, a meno che non esci dall'ombra. Ciumbia. Certo. Forte. Poi, parzialmente incorporeo, puoi muoverti attraverso spazi occupati come se fossero terreno difficile. Se termini il tuo turno in uno di questi spazi, vieni spinto nello spazio non occupato in cui eri. Quindi praticamente ti riteletrasporti. Interessante. Può creare a livello tattico molta mobilità. Interessante, anche perché tu puoi dire entro nello spazio, attacco, termino il mio turno lì e quindi il privilegio automaticamente mi riporta indietro. Ultimo, ma non meno importante, Shadow Flurry, che non è il McFlurry del McDonald's versione oscura, anche se ormai è canon Shadow McFlurry per me. Puoi utilizzare il tuo McFlurry of Blows senza spendere focus point. Quindi sei invisibile. Potenzialmente puoi tornare al punto da cui sei partito. Ecco, ora vorrei un McFlurry, siamo in 2. Se vai a prenderlo, mandane uno qua. È un po' scomodo, quindi. Però... No, aspetta. Ecco, potenzialmente sei invisibile, puoi terminare il tuo turno nella casella del nemico e venir riteletrasportato alla casella da cui sei partito inizialmente, che... oddio, l'ultimo spazio in cui eri, ma se per esempio quello che sto dicendo è...
attivi Clock of Shadows e poi ti teletrasporti con Shadow Step, tecnicamente, se questa combo è fattibile, perché in realtà Shadow Step dice che devi teletrasportarti in uno spazio non occupato, quindi forse no, non funziona. Però comunque sapere di... si può rompere, secondo me. È possibile romperlo in qualche modo. E quindi sei invisibile e attacchi sempre con vantaggio con i Flurry of Blows gratuiti che hai per 10 turni. Secondo me è molto forte. A livello 17 ci sta. Interessante. Ok. Warrior of the Elements. Ovviamente è la mossa di Akuma in Street Fighter. Sì, esatto. Eccoci. Come promesso, abbiamo qui l'art... Cerchiamo di... Vediamo se riesco a illuminarvelo un pochino meglio. L'art... dello shaman, praticamente è letteralmente è un'orchessa famoso mammifero, è anch'essa un'orchessa carina. esatto, molto carina. Che cosa ci dice questa orchessa qui? 10 turni non tuoi, 10 turni compresi quelli degli altri giocatori nemici. Oh santo cielo, ma seriamente? No, per un minuto. Quindi sono 10 turni, ok, 10 turni tuoi, 10 round, ok? Utilizziamo il termine corretto, perché altrimenti la chat insorge. Sì. Ok, Warrior of the Elements, guerriero degli elementi. Qua ci viene detto, è una nuova sottoclasse, quindi la dobbiamo analizzare tutta nella sua interezza, perché non c'è niente da spartire con la vecchia sottoclasse. Allora, mettiamoci comodi. Perché qua non avete neanche... esatto, non avete riferimenti di questo tipo, ma il buon 5e Tools ci viene incontro e noi abbiamo... No, che cacchio ho fatto? Ho messo il fighter, scusatemi. Ecco, abbiamo Elements. Eccoci qua. Allora. Che invece di essere 4 Elements è solo Elements. Solo Elements, degli elementi, non dei 4. Così è più per inclusivo. Per essere un po' più inclusivi anche con gli elementi, esatto. Allora... Ma parlando di inclusività, so che ti interessa molto sapere questa cosa qua, perché ci sta. Io e Simone ci stiamo allenando tutti i giorni con Dragon Ball e Caffè. Okay. Simone non mi ha ancora mai battuto. Cioè, è proprio una cosa che... Io gli ho detto che deve fare come Gianandrea, cioè... Scusa, non ma non ti aveva battuto una volta, perché l'ha detto in live a tutti. Sì, lo so, è successo una volta sola, perché lui aveva 5 personaggi, io 3. Adesso comunque stiamo facendo 5 contro 3 e comunque vinco, quindi... Ok, però lui dice, ma Lucone usa Broly, No, perché negli ultimi 2 giorni ho randomizzato tutti i personaggi. E gli fai oggi comunque sono quasi riuscito a batterlo con Guldo, a farti capire quanto. Eh no, la mia memoria muscolare è tornata come quella di 20 anni fa. Senso, grande, non abbandona mai la memoria muscolare. E quelle cose che servono, capito? Ne approfitto per ringraziare Bisteccone93, Vitambrose17, The Legend of Brullo e Mega Nona per le sub. Grazie mille. Infatti a sto punto parlerò con Andy Nico, dovremmo fare invece che il Cell Game, l'Ice Game, in cui tutti quelli di Intel dovranno combattere fra di loro per battere, invece che Cell, battere me. Capito? Ah, ok. Questa... E tu ci assorbi se perdiamo? Eh sì, certo, ovvio. Giustamente. Ok. Solo che a quel punto lì, invece di assorbire come farebbe Cell, lo faccio più come Baggy Boo grasso, che trasformo in cioccolata e vi mangio. Buono! Vi mangio! Anche gli elementi hanno bisogno di rappresentazione, esatto. Siamo tutti giusto, un po' sullo spettro elementare. Allora, Elemental Attunement, quindi sintonia, entrare in sintonia con gli elementi, diciamo così. All'inizio del tuo turno, e sto leggendo qua, per chi ci sta seguendo da codesto schermo. Non lo so, io per il momento vedo la pubblicità di COD, quindi sto aspettando che finisca. Vediamo se... Ha senso, no, più di un tot non ha senso zoomare. Ok, allora, all'inizio del tuo turno... Vabbè, ma scusami, tu hai il manuale sotto mano, no? Sì, ma non stai guardando RPG Bot? No, al momento no, sto leggendo dal nostro manuale, perché RPG Bot dice chiaramente... È tutta una nuova sottoclasse, non ha senso che io le confronti, quindi non c'è nulla. Dobbiamo leggerlo noi. Va bene, va bene. Elemental Attunement dice: all'inizio del tuo turno puoi spendere un focus point per
infondere te stesso di energia elementale. L'energia dura per 10 minuti, sono 100 turni, 100 round. Vabbè, praticamente per tutto il combattimento. O finché non ottieni la condizione incapacitato. RPG bot omertoso. Ottieni i seguenti benefici finché questo privilegio è attivo. Reach, cioè portata. Quando fai un attacco senza armi, la tua portata... Ricordiamo, Reach è il primo pianeta che venne attaccato appunto in Halo per l'invasione appunto dei come si chiamano non mi ricordo come si chiamano gli alieni di Halo, comunque loro, quindi Reach è importante loro. Perché adesso Halo è diventata completamente inclusiva, perché la chief editor delle storie di Halo è assolutamente diventata, cioè è una delle super mega attiviste che non sa niente di FPS, anzi ha addirittura detto che lei odia le armi. Complimenti per essere diventata a capo della storia dei nuovi Halo, brava, complimenti, scelta ottima da parte di quindi studios. Potere, ottieni il potere di Halo Reach, quindi grazie, sì. Quando effettui un attacco senza armi, la tua portata è di 3 metri più grande del normale, come se energia elementale si estendesse da te. Molto figo, cioè non è completamente un melee, ma è poco ranged, quindi è una classe mid range. Molto figa questa cosa, e fa molto Enhancement Shaman, per chi ovviamente all'interno della nostra chat viene da World of Warcraft come me, come il sottoscritto. Molto carino, quindi è uno sciamano, per chi non lo sapesse, che insomma si potenzia i suoi attacchi in mischia. E poi colpi elementali: ogni volta che utilizzi i tuoi colpi senza arma puoi far sì che infliggano un danno a tua scelta tra acido, freddo, fuoco, fulmine o tuono, anziché il loro danno normale. Quando infliggi uno di questi tipi di danno con questo colpo, puoi anche obbligare il bersaglio a effettuare un tiro salvezza su forza. Se fallisce il tiro, puoi spostare il bersaglio di 3 metri vicino o lontano da te, poiché dell'energia elementale vortica attorno a questo coso, spostandolo, a questo bersaglio, spostandolo. Interessante, quindi dal livello 3, con un mi viene da chiamarlo sciamano, ma con un monaco guerriero degli elementi, a tutti gli effetti hai anche un po' di crowd control, molto utile per spostare da compagni che non possono permettersi di combattere in mischia dei nemici, e al tempo stesso, se vogliamo optare per un guerriero degli elementi un pochino più tankoso, magari invece è nel nostro interesse cercare di tirarli verso di noi. Ci tengo a sottolineare come questi 10 feet, quindi questi 3 metri, equivalgano, guarda caso, ai 3 metri che noi abbiamo di portata per i nostri attacchi. Quindi letteralmente, c'ho i manoni, ti prendo, prima te meno e poi ti tiro verso di me. Oltretutto, potenzialmente, infliggendoti acido, freddo, fuoco, fulmine o tuono, che a livello 3 probabilmente bypassa la stragrande maggioranza di qualsiasi resistenza. Tu immaginati, sì, avere un guerriero degli elementi e o un guerriero con la sottoclasse del Battle Master, del maestro di battaglia, che abbiamo visto che un po' di informazioni te le dà, ma soprattutto un ranger fear dal primo livello, che ancora non abbiamo visto, ma che bene o male sappiamo avere un pochino più di informazioni sulle vulnerabilità e no. Facendo un po' di meta si possono creare delle combinazioni di classi veramente potenti. Ecco, questa è una cosa che mi piacerebbe analizzare. Io te lo dico, non mi sto emozionando ad analizzare così bene le classi, le sottoclassi, eccetera, ma io questa cosa l'ho sempre fatto nel mio privato con la quinta edizione. Eppure, non so se sia l'ambiente stimolante, ne sto parlando con te, ne sto parlando con la chat, e quindi mi stanno venendo delle idee, non so se malsane, ma mi stanno venendo delle idee, oppure se è un perk, è un beneficio, un vantaggio di questa nuova edizione. Ma ho come la sensazione che sia molto più facile capire che ci sono delle classi che sinergizzano estremamente bene. Io non ho il ricordo in quinta edizione di aver mai detto, mai, in tutti gli anni che ho giocato quinta edizione,
faccio questa sottoclasse perché è sbroccata insieme a quest'altra. Non so se voi avete fatto questo discorso, lo chiedo anche alla chat. Io personalmente, in realtà, io in... allora ammetto che adesso su due piedi mi viene poco in mente, ma più di una volta è successo che si pensava di fare una sottoclasse perché così nel party c'era la sottoclasse che poteva fare combo con l'altra sottoclasse. Ok. Effettivamente qua forse, appunto, come dici tu, visto che stiamo proprio chiacchierando di questa cosa qua, è più facile arrivare a questo pensiero qua. Non è una cosa così nuova per perché me. Io lo leggo ed è la prima cosa che penso, e non so come mai, ma in quinta edizione questa cosa non mi è mai successa. Ho sempre percepito la classe come un'entità a sé stante, meramente concentrata su se stessa. Invece ogni volta che leggo una classe o una sottoclasse di questo nuovo manuale mi viene da pensare come questa classe possa funzionare all'interno di un party, che potrebbe essere una cosa positiva. Beh, è sicuramente una cosa positiva perché in fin dei conti Dungeons & Dragons, come tutti i giochi di ruolo, sono l'antitesi del nerdismo puro, quindi di solito il nerd è sempre da solo, senza amici, invece per giocare di ruolo devi avere degli amici per forza, quindi... Io non ho mai giocato, non gioco mai un personaggio pensando lo gioco perché è sbroccato, ho sempre scelto personaggi perché pensavo sarebbero stati divertenti anche se magari succavano. Assolutamente, quoto in pieno, ma... sto sentendo una roba che dentro di me solitamente non sentivo leggendo i manuali della quinta edizione. Il tuo tutto corpo qua che cambia nella forma e nel colore. Esatto. Io sì, Controito della Luna è barbaro totemico, ma questo manuale la uccide, quindi figurati. È un ragionamento che facevamo spesso in quinta edizione, poi le prendevamo entrambe multiclassate. Io una combo che ho abusato un po' era il Chierico della Tomba, che poteva dare vulnerabilità ad un nemico fino alla fine del turno dello stesso, assieme allo Smite del Paladino scioglieva quasi tutto. Ecco, vedete, io per esempio questi ragionamenti meramente leggendo il manuale non li ho mai fatti, magari confrontandomi con un compagno di party possono poi essere emerse queste dinamiche, dinamiche. Però ecco, mi sta arrivando della roba nuova e non so se sono io oggi in vena o è l'ambiente o effettivamente il manuale. Non escludo che possa essere il manuale che mi fa... Sì, beh, certo, può essere. Secondo me è perché le stiamo affrontando in maniera anche sequenziale invece che semi-casuale, come succede quando si crea un personaggio. Stiamo facendo una disamina abbastanza precisa. Sì. Ok, sempre a livello 3 prendiamo manipolare gli elementi. Conosci l'incantesimo elementalismo? E saggezza è la caratteristica con cui lo devi castare. Elementalismo che cos'è? Lo vediamo qui. Elementalismo è un trucchetto di trasmutazione con il quale manifesti il tuo controllo sugli elementi, creando uno dei seguenti effetti. Chiama aria, crei una brezza forte abbastanza da strappare tessuti. Questa Simone la fa spesso. Sollevare polvere spostare mi viene un po' ridere, però voglio dire far sollevare, spostare foglie e aprire e chiudere, cioè aprire porte, finestre, il tutto in un cubo di un metro e mezzo. Le porte e le finestre lo fa a livello molto più elevato. Quanto sarà la regia? Sarà un 5 metri quadri. Vero, aprire vero. Le porte lo faccio io ogni volta. Fai che tu Simone dopo fa... che ha fatto elementalismo, certo. Grazie Leo che ci sta raidando con 50 spettatori. Ah, ciao, grande bello. Leo. Ciao, bello. Ciao. Il mio Bacto preferito. Assolutamente. Il Bacto Parrot. Come state? Raiders. Noi stiamo parlando del Monaco, nello specifico della sottoclasse del Guerriero degli Elementi, che è stata completamente reworkata, quindi è completamente nuova. La stiamo un attimino... È praticamente l'Avatar. L'Avatar. Sembra molto Avatar. Secondo voi la community per quanto continuerà a non adottare i nuovi manuali e a preferire la vecchia versione? Secondo me per abbastanza, soprattutto per questione di contenuto molto maggiore per ovvi motivi e soprattutto una retrocompatibilità promessa che però per molti elementi allora, del 2014 non funziona affatto. Io mi sento di poter dire che la quinta edizione è arrivata nel 2014. In realtà, quando abbiamo cominciato in realtà a vederla diffusa, era il 2017-2018, quindi credo che si vada un po' per le lunghe. Perché nel 2017 però è uscita in Italia, quindi voglio dire... Sì, però comunque già io, cioè, qua ce l'ho, ho tutti i manuali in inglese, io i primi tre in inglese, ho lo starter kit in inglese, cioè nel senso io ho affrontato molto prima che l'Italia la manualistica e...
però in generale comunque anche online seguivo alcune cose. Ho sempre notato che c'è un 2-3 anni di assestamento sicuri, certo, prima di capire cosa succederà. Sono d'accordo, ma non ci vorrà più del tempo fisiologico che c'è sempre voluto per ognuna delle edizioni passate, secondo me. Oltretutto è vero che non è retrocompatibile, ma è molto facile fare il passaggio dalla quinta edizione alla 5.5, quindi questo invoglierà ulteriormente le persone a dire guarda, non mi costa niente, quindi secondo me in realtà no, non ci vorrà, forse ci vorrà pure meno del tempo classico. Vabbè, non vorrei stare troppo tempo su questo trucchetto, comunque insomma è un trucchetto molto semplice che genera degli effetti abbastanza innocui. Sei più l'avatar, no? Manipoli un po' in maniera molto molto basilare gli elementi intorno a te, che è interessante. A livello 6 ottieni Elemental Burst, che detta così sembra quasi la Sorcerer's Burst, che è il nuovo incantesimo che avrà lo stregone, e spero che non si faccia confusione tra le due cose, perché sono due, secondo me saranno due poteri simili. Come azione magica, e siamo qui ragazzi, come azione magica puoi spendere 2 punti focus per far sì che dell'energia elementale esploda, scoppi, erutti in un raggio di 6 metri, in una sfera di un raggio di 6 metri, centrata su un punto entro 36 metri da te stesso. Scegli un tipo di danno, acido, freddo, fuoco, fulmine o tuono. Ogni creatura all'interno della sfera deve effettuare un tiro salvezza su destrezza. Se fallisce il tiro, una creatura prende danni del tipo scelto pari a 3 lanci del dado di arti marziali. Se supera il tiro, la creatura prende solo metà dei danni. Praticamente a livello 6 hai una sorta di palla di fuoco di qualsiasi elemento gratuita. È vero, non sono 8 di 6 danno, ma stiamo comunque parlando di 2 focus point di utilizzo. Ok, e a livello 6 ne hai 6, perciò non è male, posso dirlo. 3 lanci del dado di arti marziali, il dado di arti marziali a livello 6 è 1 di 8, quindi sono 3 di 8. Dai, accettabile, non è fortissimo forse, ma è accettabile. È che è molto lontano, sono 30... via, come no, sempre. No, esatto, sono 6 metri di raggio, sono 36 metri di distanza. Allora, istintivamente mi verrebbe da dire che mi sarebbe piaciuto un piccolo CC o un po' di danno più alto, perché 3 di 8 anziché 8 di 6, 8 di 6 in media ti fanno... Sono 4,5 per 8. Per me 8 di 6 fanno 8 in media. 36 danni? Dovrebbe essere tipo 36 danni di media. Sto facendo una matematica molto veloce. Perché è 4,5 moltiplicato 8. Quindi 32 più 4, sì, 36 danni. Quindi la media di una palla di fuoco è 36 danni a individuo all'interno della palla di fuoco. Qui sono 3 di 8, il che significa che sono... 4,5 per dado, sono 3 dadi, quindi siamo sui 13,5 danni di media. Forse un po' bassino. 3,5 per 8, no, 4,5 per 8 dovrebbe essere Tumvir tecnicamente. La media di un D6 è 3,5. Sì. Ah, giusto, perdonami, no, per la palla di fuoco, no, giusto, 3,5, quindi sono 24 più 4, quindi sono 28 danni, ok, sì, ero fuori di 8 danni, da 28 si passa comunque a 13,5, a livello 6
avrei preferito un piccolo CC. Avrei preferito, sarebbe stato molto carino se a livello tematico ti dicessero se gli lanci l'acido, non dico che li avveleni, ma gli riduci la CA come magari succede su Baldur's Gate. Sì. Se è freddo li rallenti la loro velocità di movimento per tot tempo, eccetera, eccetera, eccetera. La media del D6 di Gian è 5,75. Esatto. 10 danni meno del massimale di questo privilegio al sesto livello o più danni o un effetto aggiuntivo sarebbe stato più utile, sono d'accordo. Sul D6 quando il manuale ti dice prendi la media è 4, quindi 32. Sì, però in realtà la media di un D6 è 3,5 a tutti gli effetti. È arrotondato per eccesso, però sì, sono d'accordo. Sarebbe più sui 28 danni. Ok, detto questo, peccato. Però molto figo concettualmente, ricordandoci che a livello 3 noi ci siamo potenziati per diventare delle bestie mid-range con anche un po' di crowd control. Però se a livello 6 cambi immediatamente la tipologia di monaco che stai andando a giocare, mi sembra quasi che non sia né carne né pesce. Mi chiedo che cosa succederà a livello 11 a questo punto. Vediamo. Ed eccoci qua. Livello 11. Mentre il tuo, la tua sintonia con gli elementi è attiva, hai anche una velocità di volare e nuotare pari alla tua velocità di movimento. L'aria e l'acqua per spingerti. Utile, per carità. Sì, ma non a fronte di un livello 6 così debole. Concordo abbastanza con te, perché effettivamente ci sono una condizione in cui poi dopo fino al 17 non c'è altro, quindi no. Poi vabbè, ovviamente ci sono le robe del monaco poi... base, esatto, ma esatto, mi sembra che si stia concentrando poco sull'utilizzo dei focus point, cosa che invece per esempio nel caso del druido abbiamo visto che hanno convertito molto gli utilizzi di forma selvatica per potenziare i vari tipi di druidi. Qua il monaco, via della mano, della pietà, ok, via dell'ombra, che adesso sono i guerrieri della pietà, i guerrieri dell'ombra, tutto sommato li usano, sto guerriero degli elementi, no, a parte l'elemental attunement, però ti dura per 10 minuti, quindi quando hai usato un singolo focus point a livello 11, sei a posto per 100 round, direi proprio che non hai nessuna necessità di rifarlo di nuovo. No. Peccato. Va bene, vediamo il livello 17, l'ultimo livello di questa sottoclasse, che è partita bene e adesso mi sta un po'... Allora, sì. Mentre la tua sintonia con gli elementi è attiva, Elemental Attunement è attiva, guadagni anche i seguenti benefici. Resistenza ai danni. Guadagni resistenza a uno dei seguenti tipi di danno a tua scelta: acido, freddo, fuoco, fulmine e tuono. All'inizio di ciascuno dei tuoi turni puoi cambiarlo. Ok, meno male. Non è fortissimo per il livello 17, ma almeno lo puoi cambiare. Non è il massimo, ma si sono salvati in corner alla fine, secondo me. Ah, CC che cos'è? CC sta per crowd control, ovvero quando tu hai generi degli effetti, si utilizza negli MMO, si utilizza nei GDR, per, insomma, controlli mentalmente un NPC, blocchi gli NPC, li stunni, quelli sono dei crowd control, quindi effetti che non generano direttamente danno, ma che ti permettono di spostare dei nemici, cambiare il campo di battaglia, avere controllo su tutti gli aspetti che non sono direttamente cure o danno, o facilitarti, anche renderti più semplice colpire un nemico, può essere frutto di un CC. Non ha a che fare con i buff e i debuff, che sono delle cose diverse e intervengono su come i tuoi altri poteri agiscono su di loro. Sto proprio parlando di stordimenti, spostamenti, blocchi, cioè tipo ragnatela, e quindi bloccare un nemico è un CC, sonno è un CC, quindi crowd control, controllo della folla. Detto questo, Destructive Stride. Quando utilizzi il tuo Step of the Wind, ok, che è del monaco base questo, la tua velocità aumenta di 20 feet, che sono quindi 6 metri, fino alla fine del tuo turno. Per tutta la durata, ciascuna creatura a tua scelta prende danni pari a un tiro del tuo dado di arti marziali
quando entri in uno spazio entro un metro e mezzo, entri in uno spazio a un metro e mezzo da questo bersaglio. Il tipo di danno è la tua scelta: acido, freddo, fuoco, fulmine o tuono. Una creatura può prendere questo danno soltanto una volta per turno, quindi non puoi fare ci sta, ottimo. Empowered Strikes, che è il vibe da sciamano enhancement di cui parlavo prima. Una volta in ciascuno dei tuoi turni puoi fare danni extra a un bersaglio pari a un lancio del tuo dado di arti marziali senza... Ah no, quando lo colpisci con un colpo senza armi. Il danno extra è dello stesso tipo del colpo. Allora... È sicuramente una sottoclasse che si basa tantissimo sulla potenza del monaco base. Quindi non dimentichiamo che il monaco base è stato potenziato significativamente, ha un sacco di utility, ha un sacco di movimenti. Adesso fisicamente può deflettere colpi di energia che non siano forza, cioè potrà rimandare al mittente fulmini, fuoco, tutto quello che vuole. Ha difesa superiore, quindi può potenziare se stesso, cioè... Noi qua diciamo fa schifo la resistenza al danno del livello 17, non dimentichiamo però che a livello 18 puoi spendere 3 focus point per un minuto avere resistenza a tutti i tipi di danno tranne forza, quindi questo in un certo senso è quasi un uso gratuito, è quasi una resistenza gratuita che tu puoi ciclare ogni volta, quindi non voglio dire che è uno schifo. Mi piace molto però... come comincia, ma dal livello 3 in poi, che è letteralmente la prima serie di privilegi di classe che prende, è un po' una delusione secondo me. Forse sono poco lungimirante, ma non vedo come così poco danno aggiuntivo sui colpi che infligge. Certo, per carità, per esempio, una volta su ognuno dei tuoi turni, cioè se Empowered Strikes si potesse applicare a ogni colpo che io faccio e non solo una volta per turno, sarebbe molto forte. Ma tu mi dici che a livello 17 tu mi dici ogni volta che colpisci con un colpo senza armi, una volta per turno, se sei sotto l'effetto di Elemental Attunement, puoi fare un D12 danni in più. A livello 17, sì, è un D12, ma se ti fa di sfiga, se ti fa di sfiga è un danno, eh. Conosco la sensazione. È comunque giusto per un monaco che controlla gli elementi. D'altronde già il monaco base cammina sull'acqua a livelli bassi. 30 feet sono 9 metri, quindi dovrebbero essere sui 7-8. Che cosa? I 20 feet sono 6. Sono 6. Più o meno la capacità di camminare sull'acqua la ottieni a livello 9 e non funziona al di fuori del tuo turno, quindi a livello 6 prenderesti un'abilità che rende inutile quella del livello 9. Pensa, se manchi è 0 danni. Sì, certo. Esatto, ma qui si dice quando fai danno, cioè puoi fare danno extra a un nemico che hai colpito, quindi lo sai che l'hai già colpito. Elemental Burst del livello 6, cioè la palla di fuoco depotenziata di qualsiasi elemento, va bene, sti cazzi, è debolina, soprattutto in confronto a uno stregone che usa la metamagia di Tasha per cambiare l'elemento del tiro. Voglio dire, faccio una palla di fuoco 8 di 6 di danno, utilizzo un punto di metamagia, lo cambio in fulmine e ho comunque generato un effetto di questa roba qua. Sei il guerriero degli elementi, com'è possibile che tu mi guadagni volo a livello 3, hai sposti un po' di robine qua e là, e poi il massimo che ottieni è a livello 17 che diventi resistente una volta per turno a un elemento diverso. No, è un po' male, è un po' male questa cosa. È il peggiore che abbiamo visto finora, probabilmente. A livelli alti sì, è quello che poi ti dà meno soddisfazioni giocandolo per un periodo di tempo prolungato. E finalmente il guerriero della mano aperta, cioè il monaco un po' base, quello che potrebbe essere considerato il campione, classico, il champion base del fighter, ma anche abbastanza base, cioè era il comfort zone per molti che si buttavano sul monaco, anche perché la mano aperta era considerato uno delle sottoclassi, degli archetipi più forti, perciò sono curioso di vedere come si è evoluta la situazione, ma vedevo già delle persone abbastanza eccitate in chat, perciò scopriamolo. Allora, giusto, qua potrebbe effettivamente esserci una disamina del nostro rpgbot.net. Tecnica della mano aperta. Le tre opzioni
sono state nominate, ma fanno la stessa identica cosa, quindi non è cambiato niente. Ci viene detto che Addol, Push e Topple sono i nomi adesso delle tre abilità che puoi utilizzare quando colpisci una creatura con un attacco garantito dal tuo Flurry of Blows. Puoi infliggere uno dei seguenti effetti. Addol: il bersaglio non può utilizzare attacchi di opportunità fino all'inizio del suo prossimo turno. Push: il target deve superare un tiro salvezza su forza o verrà spinto o tirato spinto di 4 metri e mezzo lontano da te, quindi non puoi scegliere la direzione. Oppure topple: fai cadere. Il bersaglio deve superare un tiro salvezza su destrezza o guadagna la condizione di prono. Interessante, semplicemente hanno detto ok, ti nominiamoli. Pienezza del corpo. Precedentemente era un'azione e ti curava di 3 volte il tuo livello da monaco, una volta per riposo lungo. Era una fonte di cure decente, ma spesso era difficile da usare in combattimento perché ti costava un'interazione. Per questo motivo ti evitava che tu utilizzassi qualsiasi altra feature da monaco, visto che comunque ti chiedevano di utilizzare un'azione. Adesso è un'azione bonus e ti cura molto meno, ma puoi usarla più volte per riposo lungo. La quantità di punti ferite che ti vengono ripristinati è più o meno comparabile, ma spendendo un'azione bonus in combattimento per curarti di una quantità così piccola, solitamente è utile soltanto per salvare degli alleati che stanno morendo e non puoi utilizzarlo su nessun altro al di fuori di te stesso. Era un po' confuso sto fraseggio, probabilmente o mi sono perso qualcosa nella traduzione simultanea che sto cercando di fare o cosa. But spending a bonus action in combat to heal such a small amount is usually only helpful for rescue and dying allies and you can use... Ah, ok, sta facendo una critica, cioè sta dicendo cure così piccole o le usi per curare gli alleati che sono morenti e quindi ridagli un solo PF, li rirendi utili al combattimento, perché un personaggio che ha anche solo un PF ha l'interezza del suo kit a disposizione, per curare te stesso sono inutili, capisco cosa intende. Che cosa dice il manuale qui? Ottieni l'abilità di curare te stesso. Come azione bonus puoi lanciare un dado di arti marziali. Riguadagni un numero di punti ferita pari al numero lanciato più il tuo modificatore di saggezza, un minimo di un PF riguadagnato. Puoi utilizzare questo privilegio un numero di volte pari al tuo modificatore di saggezza, minimo di una volta, e riguadagni tutti gli utilizzi spesi quando termini un riposo lungo. Se tu però consideri che sì, la ottieni a livello 6, è vero, la puoi usare solo su te stesso, è vero, però la usi come azione bonus in un turno in cui magari tu stai quasi sprecando la tua azione bonus, perché magari non la stai usando per nient'altro, hai comunque garantiti, che ne so, a livello 6 avrai almeno 14-16 di saggezza, che significa che 2-3 punti ferita garantiti li hai. In più, a livello 6 è un D8, abbiamo detto, quindi potenzialmente potresti recuperare a livello 6, che non è male, una dozzina di punti ferita, 10-12 punti ferita, 10 punti ferita. Considerato che nessuno t'ha curato, non è male. Non è terribile. Però capisco. Oltretutto, puoi usarlo un turno, poi di nuovo. Questo deresponsabilizza un curatore in un momento di crisi, di panico, in cui magari altri alleati hanno più bisogno di cure improvvise. Interessante, non lo sottovaluterei così tanto. Livello 11. Tranquility, gone, non esiste più. Ma c'è Fleet Step. Questo privilegio garantisce quasi tutte le volte che sprinterai gratuitamente ogni turno in combattimento. Cavolo, sprintare significa muoversi del doppio della propria velocità di movimento, che è tantissimo. Infatti dice, quando utilizzi un'azione bonus per qualsiasi altra cosa al di fuori di Step of the Wind, puoi anche utilizzare Step of the Wind immediatamente dopo quell'azione bonus. Flurry of Blows, e poi vai velocissimo. Spatapem. Già, interessante, vabbè. Mobility per un personaggio che per adesso
è stato incentrato molto sul Monaco. Appunto è un champion, è la versione con un pelino di utility in più del Monaco. Livello 17, ultimo ma non meno importante. Così ci rimane una ventina di minuti per guardare il paladino base. Quivering Palm è stato cambiato da un Save or Die a una Big Damage Nuke, mi piace questa cosa, una bomba atomica di danno praticamente. Bersaglia ancora No, it still targets a con save, ok. Giustamente Mr. Leppo dice sprintare significa scappare il doppio velocemente da un Terrasque. Esatto. Non penso che il danno sia abbastanza buono per giustificare il costo in focus point, dice il nostro RPG bot. Vediamo. Ottieni l'abilità di preparare delle vibrazioni letali nel corpo di qualcuno. Quando colpisci una creatura con un colpo senza armi, puoi spendere 4 focus point per iniziare, per dare il via a queste impercettibili vibrazioni che durano un numero di giorni pari al tuo livello da monaco, quindi almeno 17 giorni. Le vibrazioni sono innocue a meno che tu non utilizzi un'azione per terminarle. In alternativa, quando utilizzi l'azione di attacco durante uno dei tuoi turni, puoi ignorare, puoi passare, puoi rinunciare a uno degli attacchi per terminare le vibrazioni. Per terminarle, tu e il bersaglio dovete essere sullo stesso piano di esistenza. Quando le termini, il bersaglio deve effettuare un tiro salvezza su costituzione o prendere 10 di 12 danni da forza se fallisce il tiro, o la metà se ha successo. Puoi avere solo una creatura sotto l'effetto di queste vibrazioni, di questo privilegio per volta. Puoi terminare le vibrazioni senza conseguenze nocive e non serve un'azione. Cioè, allora, questo è chiaramente la mossa speciale di Kill Bill. Ok. Quindi mi stai dicendo, colpisci una creatura, spendi 4 focus point e gli metti questa roba addosso, che questa creatura si terrà per 17 giorni almeno, potenzialmente fino a 20. È un sacco di tempo. E al di fuori del combattimento puoi usare un'azione per terminarle, oppure le puoi terminare, o anche non fuori dal combattimento, cioè non è specificato, suppongo che intenda in generale. The vibrations are harmless unless you take an action to end them. Alternatively, when you take the attack action on your turn, you can forgo one of the attacks to end the vibration. Quindi puoi rinunciare a uno degli attacchi che avresti effettuato contro il bersaglio per terminare le vibrazioni e gli spari 10 di 12 danni da forza. Questo significa che potenzialmente questa cosa la puoi fare 4 volte a livello 17. Beh, livello 17 e 4 volte sono una bella stecca di danni, eh. Sono 40 di 12 danni da forza, eh. E ricordiamoci che i focus points, quando lanci a livello 15... Perfect Focus, quando lanci iniziativa e non stai godendo del beneficio di Uncanny Metabolism, puoi riguadagnare un numero di focus point spesi finché non ne hai almeno 4. Quindi ne hai minimo uno per fight. Realisticamente non lo usi 4 volte in un fight, considerando che ci metti 2 turni almeno per fare il danno. Per carità, Guine, ok? Non sto dicendo di usarli tutti nello stesso identico fight, però... Ok. Però... Ok. Questo era il Monaco con tutte le sue sottoclassi. Posso dirmi soddisfatto delle sottoclassi? Allora, del Monaco base assolutamente sì, ma l'avrete già visto dalla nostra live scorsa. Delle sottoclassi, io credo che il Warrior of Mercy e il Warrior of Shadow siano molto molto interessanti. Il Warrior of the Elements sia interessante a livelli bassi, ma poi perda smalto. E il Warrior della Open Hand, quindi della mano aperta, sia il champion del Monaco come già prima era. Non mi sento di dire che è né più né meno divertente di quanto non fosse. Quindi sono in hype a metà. Ero molto in hype per il Warrior of the Elements, che però un po' mi ha deluso. Quindi
50-50. Con nota di merito al Monaco base, che in generale le renderà tutte molto più divertenti, secondo me. Cosa ne pensi? In teoria. Ma in realtà sono abbastanza d'accordo con te, nel senso, allora, come dico sempre, una volta giocate sicuramente magari ci saranno delle combo più interessanti, no? Magari quando ti accorgi che dici, ah, ma questa cosa in realtà potevo farla in un'altra maniera. Però sì, a livello teorico sono assolutamente d'accordo con te, insomma. Ok. Abbiamo qui, ladies and gentlemen, il paladino con questa bellissima orchessa. Stupendo. Ok. Allora, in qualità di paladino, una delle cose che mi interessa subito vedere è se ci sono delle limitazioni a livello di devi avere una divinità di un certo tipo, devi fare questo, devi ma fare no, quell'altro. Ci sono mai state in questa edizione, quindi figura. Questa edizione no, però nella 5.5 sa. Allora. Vediamo un po' che cosa ci dice RPG Bot, se ci dobbiamo infartare. Lay on hands, quindi in posizione delle mani. Adesso è un'azione bonus anziché un'azione, ma non ti permette più di rimuovere le malattie. Questo è un trend che abbiamo visto dappertutto, cioè tutto ciò che prima rimuoveva le malattie o ti rendeva immune alle malattie non lo fa più. Non so che cazzo gli è preso, hanno deciso così. Vabbè. Però è figo che adesso sia un'azione bonus, perché tu letteralmente puoi curarti e colpire nello stesso attacco. O curare un alleato e colpire nello stesso attacco. Vediamo che cosa dice qua. Il tuo tocco benedetto può curare le ferite. Se hai una riserva di potere guaritivo o curativo che ripristina quando... Che si rigenera quando termini un riposo lungo, con questa riserva puoi rigenerare un numero totale di punti ferita pari a 5 volte il tuo livello da paladino, e qui non cambia niente. Come azione bonus puoi toccare una creatura, cioè anche te stesso, e attingere al potere di questa riserva di cure per rigenerare un numero di punti ferita a quella creatura fino a un massimo di punti rimanenti all'interno della riserva. Puoi anche spendere 5 punti ferita dalla riserva di potere curativo per rimuovere la condizione avvelenato. Quindi hanno tolto le malattie, ma ti permettono comunque di togliere questo avvelenamento che sembra aver un po' preso il posto dei disease, no? Hanno deciso di togliere queste malattie ipotetiche che tu potresti o potresti non avere e di concentrarsi sul è la condizione di avvelenato adesso. Quindi tutto sommato fa sempre la stessa cosa, più o meno. Questi punti non rigenerano punti ferita alla creatura. Questo fraseggio è interessante perché si vede che non era molto chiaro in quinta edizione. Strano, cioè io non ho mai visto una persona che diceva ma io rigenerò anche i punti ferita. Personalmente non mi è mai successo. Non questo so se... tono poi. Assolutamente. Non so se a voi in chat è successo, a me no. Mi stupisce che specifichino questa cosa in questo trafiletto qui e non parlino di altre cose molto più importanti, ma non scenderò nel merito. Spell casting è stato spostato dal livello 2 al livello 1, quindi adesso il paladino fino al primo livello mi casta incantesimi. Infatti già a livello 1 ha 2 slot incantesimo, questo potendolo vedere dalla tabella ovviamente a pagina 2, perché non sia mai che sia a pagina 1. No, se no non si trova, capito. Papa Proci 1, Dual D e Pulce d'Acqua, grazie mille per le sub. Quindi abbiamo lo spellcasting a livello 1, spell slot ci dice quanti spell slot abbiamo, incantesimi preparati di livello 1 o superiore. Ci ricordiamo, in quinta edizione il paladino aveva accesso a tutto il suo repertorio, doveva solo scegliere quali incantesimi preparare. Che cosa ci dice qua? Prepari la lista degli incantesimi di livello 1 o superiore che sono disponibili per te al lancio con questo privilegio. All'inizio scegli due livelli da paladino, due incantesimi di livello 1 da paladino. Eroismo e punizione. Searing era quella ustionando, non mi ricordo come era in italiano. Marchiante, forse? No, non era sì. Sì, marchiante, sì. Forse sì. No, branding sì, smite era marchiante. Searing era stato tradotto con vabbè, ha a che fare col fuoco, è quella che ti carbonizza un po'.
Il numero di incantesimi sulla tua lista aumenta a mano che guadagni livelli da paladino, così come mostrato nella colonna degli incantesimi preparati sulla tabella dei privilegi del paladino. Ogni volta che il numero aumenta, scegli numeri di paladini incantesimi da paladino aggiuntivi finché il numero di incantesimi sulla tua lista non coincide con il numero di ok. Gli incantesimi selezionati devono essere di un livello per i quali hai gli slot incantesimo. Per esempio, se sei un paladino di livello 5, hai una lista di incantesimi preparati che può includere 6 incantesimi da paladino da livello 1 o da livello 2 in qualsiasi combinazione. Se un altro privilegio da paladino ti dà degli incantesimi che hai sempre preparato, qui gli incantesimi non contano ai fini. Bla bla bla. Okay. Cambiare i tuoi incantesimi preparati. Ogni volta che termini un riposo lungo, puoi rimpiazzare uno degli incantesimi sulla tua lista con un altro incantesimo da paladino per il quale hai degli slot incantesimo. C'era già questa limitazione di un incantesimo a riposo lungo per il cambio degli incantesimi del paladino? Non ti dicevano che potevi passare del tempo in meditazione per cambiare un numero? Cioè, per ogni incantesimo che cambiavi, per ogni livello di incantesimo che cambiavi, dovevi passare tot minuti in meditazione al termine di un riposo lungo? Non era così. Non forse, mi viene in mente. Forse puoi cambiarne solo uno per volta, però per sicurezza andiamo a controllare. Esatto. Preparare una nuova lista di incantesimi da paladino richiede tempo passato in preghiera e meditazione, almeno un minuto per livello di incantesimo per ogni incantesimo sulla tua lista. Quindi teoricamente potevi cambiare l'interezza della lista degli incantesimi del paladino, qua invece è specificato che ne puoi rimpiazzare uno per volta, quindi questo comunque è un nerf. Mi dispiace perdermi il paladino, ma adesso devo andare, quindi notte Manfred, notte Lucone, notte Chat. Grazie mille per la compagnia, okay. E buonanotte! Prima il paladino era come druido chierico, credo. Prima era come il chierico. Non era anche così nel chierico? Credo che fosse così anche nel chierico, assolutamente sì. Però, conoscendo molto meglio il paladino, l'occhio adesso mi è caduto su questa cosa. Sì. No! Rimpiazzando qualsiasi, replacing any of the spells there with other cleric spells for... No, il chierico può cambiare tutti quelli che vuole. Il paladino è specificato. You can replace one spell on your list. Quindi, nonostante il paladino sia a tutti gli effetti un guerriero magico infuso con il potere divino, comunque si stanno sforzando di fare una differenza tra quelle che considerano classi più caster e classi meno caster. Dico in 2014. No, nel 2014 lo stiamo guardando qua in diretta. Preparing a new list of paladin spells requires time spent in prayer and meditation. At least 1 minute per spell level for each spell on your list. Il che significa che tu al termine potevi dire: cambio completamente la mia lista incantesimi. La mia lista incantesimi, i livelli della mia lista incantesimi sommati sono 20 minuti. Ok, quindi io dovrò passare 20 minuti in meditazione. Ovviamente si trattava di puro flavor, però questo era. I mezzi caster sono stati abbastanza nerfati, devono scegliere con più attenzione i loro incantesimi. Ciumbia. Poi non mi è mai capitato di cambiare più di un incantesimo, o due forse al massimo con il paladino, no, anche per riposo lungo. No, anche io di solito cercavo sempre di scegliere quelli più sensati per quello che dovevo fare e quelli rimanevano. Non la vivo come un grande nerf questa cosa. Magari c'è chi invece sì. Ok. Weapon Mastery, nuova. Cosa ci dice qua? Puoi utilizzare la Mastery Weapon di due tipi di arma, con le quali hai competenza, come per esempio le spade lunghe e i giavellotti. Te la buttano lì. Quando termini un riposo lungo, puoi cambiare i tipi di armi che scegli, eccetera, eccetera. Ok. Fighting Style. Fighting Style, cioè lo stile di combattimento, ha avuto gli stessi cambiamenti che ha avuto anche nel guerriero. Cioè, gli stili di combattimento adesso sono dei talenti. I paladini possono prendere qualsiasi stile di combattimento. I paladini del 2014, viene specificato, avevano una lista ristretta di stili di combattimento, che era nella sua interezza godibile soltanto dal guerriero. In alternativa puoi scegliere Blessed Warrior, cioè Guerriero Benedetto, per ottenere due trucchetti da chierico. Quindi se comunque decidi che il tuo paladino deve avere un vibe un pochino più da incantatore o da guaritore,
puoi fargli fare il Blessed Warrior. Infatti qua dice Blessed Warrior, puoi imparare due trucchetti da chierico a tua scelta, consigliamo guida e fiamma sacra, trucchetti scelti contano come incantesimi da paladino per te e carisma è il tuo spellcasting modifier. Ogni volta che utilizzi un livello, ogni volta che guadagni, scusate sono stanco, un livello da paladino puoi rimpiazzare uno di questi trucchetti con un altro cleric cantrip. One of these cantrip, che di nuovo è diverso rispetto al bardo che diceva any of your cantrips o one of your cantrips, invece qua dice one of these cantrips with another cleric cantrip. Ok, quindi il trend è proprio questo, permettere alle classi magiche di fare quello che vogliono con i loro trucchetti e quelle mezze magiche di fare pochino. Ok, interessante. Livello 2, e qua entriamo nel vivo del paladino. Lo smite del paladino, la punizione del paladino, che non si chiama più punizione divina, ma punizione del paladino. Gli effetti del privilegio sono quelli di avere sempre punizione divina preparata. Questo significa che punizione divina adesso è un incantesimo che porta con sé alcune complicazioni. Viene lanciato come un'azione bonus dopo che hai colpito con un attacco con arma o un colpo senza armi. Cosa? Prima non era così, prima eri costretto ad avere un'arma melee in mano e infatti memavano tantissimo sulla possibilità di creare un druido multiclassato paladino che potesse trasformarsi in un piccolo granchietto e smitarti con le chele. E la Wizards aveva risposto no, perché devi per forza avere un'arma. Adesso questa cosa è fattibile, quindi. You can now smite while punching, c'è scritto. Ti punisco, cazzo! È bellissima per questa cosa. È stato molto utile per Boris, visto che era lottatore da taverna. Cazzo. Ma puoi punire solo una volta per turno e non puoi punire con gli attacchi di opportunità. Questo impedisce ai paladini di smitare in rapida successione per finire in fretta gli incontri in un singolo turno. Ci sta. Ci sta, effettivamente era molto forte. Che cosa dice? Hai sempre l'incantesimo punizione divina preparata, in aggiunta puoi lanciarlo senza spendere uno slot incantesimo, ma devi finire un riposo lungo prima di utilizzare di nuovo questo privilegio in questo modo. H, hai uno smite gratuito al giorno. Classe proprio morta, bene, dice Guine. Aveva bisogno di un bilanciamento, dai Guine, non prendiamoci in giro. Essendo un incantesimo, basta paladini con Polearm Master che puniscono tre volte a turno. Dai, cioè, c'erano veramente delle combo rotte prima. Oltretutto mi piace il fatto che poi il Paladin Smite ha un'evoluzione perché ti invoglia a prendere degli incantesimi. Cioè, adesso ha un senso lo Smite e ha un senso utilizzare Smite diversi da quello base, che è una cosa che a me non piaceva in quinta edizione. Salute divina è sparito perché di nuovo era il privilegio che ti permetteva di non ammalarti mai. Incanalare divinità, livello 3, ha due utilizzi a riposo breve, scala fino a 3. Percezione del divino adesso è un utilizzo di incanalare divinità anziché essere la sua cosa a parte. Qua comincio a vederci del nerf importante, eh. Allora, sì. Puoi incanalare la tua energia divina direttamente dai piani astrali, utilizzandola per ai fini, come carburante dei tuoi effetti magici. Parti con uno dei seguenti effetti. Percezione del divino, che è descritto qui sotto. Altri privilegi da paladino ti danno altre opzioni di incanalare divinità. Ogni volta che utilizzi l'incanalare divinità di questa classe specificato, puoi scegliere quale effetto creare. Puoi utilizzare l'incanalare divinità due volte, recuperi uno degli utilizzi spesi quando termini un riposo breve, recuperi tutti gli utilizzi spesi quando termini un riposo lungo. In aggiunta, guadagni un utilizzo aggiuntivo quando raggiungi il livello 11. Se un effetto di incanalare divinità
richiede un tiro salvezza. La CD è pari al equals the spell save DC from discuss. Ok, devi fare fede alla CD di questo personaggio qua. Percezione del divino. Come azione bonus puoi aprire i tuoi sensi e individuare celestiali. Spero che sia stata buffata a questo punto, perché prima non potevi farlo entro copertura, salcato. Spero a questo punto sia stata buffata, vediamo. Come azione bonus puoi aprire i tuoi sensi e individuare celestiali, immondi e non morti per i prossimi 10 minuti o finché non hai la condizione di incapacitato. È buono che sia per 10 minuti, perché comunque una volta utilizzato ti dura tanto, questo è interessante. Conosci l'ubicazione di ciascuna di queste creature, il cui di questi tipi, entro 18 metri e conosci il tipo della creatura. All'interno dello stesso raggio individui anche la presenza di qualsiasi oggetto che è stato consacrato o dissacrato, per esempio con l'incantesimo bla bla bla. È stato potenziato perché adesso la mezza copertura non ti permette più di occultare i nemici. Interessante, lo puoi usare meno volte ma è più forte. Entro 18 metri e non più 9, perché mi sembra, forse era 9 o era 18, non mi ricordo. Forse era 18? Vabbè, comunque... Fatto sta che adesso ti dura 10 minuti, quindi... Oh, sono woke! E puoi camminare anche in mezzo alla stanza e magari fai quel quadretto in più che ti fa entrare nel raggio di 18 metri per percepire delle altre creature. Questo è molto carino. E soprattutto non c'è più la copertura totale che adesso protegge i celestiali. Quindi, haha! Take that, Dungeon Masters, che prima potevi dire letteralmente il mostro è dietro una porta chiusa, è dietro copertura totale, tu non lo percepisci. Interessante. Bene, dai, sono contento. Sono contento, tanto nessuno usava mai incanare divinità, cioè scusami, percezione del divino un numero di volte pari al proprio modificatore di carisma, cioè a meno che non fosse proprio una persona paranoica, visto che lo utilizzavi e poi finiva subito, dovevi fare e lo usavi 3-4 volte e finiva lì. Adesso ha senso, ti costa un po' di più. Ti costa un utilizzo di incanalare divinità, ma comunque ne hai due e ne recuperi uno ogni riposo breve, quindi non è neanche tutta sta roba, ma ti dura per 100 round, 10 minuti. Ha voglia! Dai, su, adesso ha senso. Poi vabbè, sottoclasse del paladino. Faithful Steed, è una nuova cosa, quindi la cavalcatura fedele. Ottieni... Trovare cavalcatura gratuita, cioè lo ottieni gratuita, preparata gratuitamente. Non viene menzionato ovviamente l'extra attack perché non è cambiato niente. Quindi dice, puoi chiedere l'aiuto di una cavalcatura sovrannaturale. Hai sempre l'incantesimo trovare cavalcatura preparato. Puoi anche lanciare l'incantesimo una volta senza spendere uno slot incantesimo. E riguadagni l'abilità, questa possibilità, quando finisci un riposo lungo. È letteralmente l'incantesimo di World of Warcraft. Cioè, io lo so che ho già citato WoW per il monaco degli elementi che sembra un botto, lo sciamano enhancement. Questo è letteralmente il paladino che su World of Warcraft ha l'incantesimo che crea la sua cavalcatura per 3 secondi e via. Questo è molto interessante perché dà vibe alla classe, che è una cosa che invece fino a questo momento hanno sempre tolto. Mi sembra che abbiano preso molta ispirazione da WoW, che sia voluto o meno ci sono grandi coincidenze, ce n'erano già, adesso mi sembrano ancora più evidenti. Vabbè, ci sono prima. Tantissimi videogiochi al giorno d'oggi che premi il pulsante e ti arriva il cavallo, vero, però voglio dire, WoW lo fa proprio con il paladino, adesso stanno dicendo tipo il cavallo di Elden Ring, sì, ma lì non sei specificatamente paladino, in WoW invece sì, ed è l'unica classe che ha questo potere qua. Puoi evocare la cavalcatura anche se sei un warlock, ma la cavalcatura ti rimane. Io qua parlo proprio di un potere che ti dura 3-4 secondi, dipende dagli talenti che hai, che ti compare, ti busta, è come uno sprint e poi scendi dalla cavalcatura istantaneamente. Mi fa proprio pensare a questo, e il fatto che sia il paladino secondo me non è un caso, però vabbè. Ormai le ho giocate tutte in quinta edizione, direi che la mia preferita è il bardo, ma comunque mi divertono tutte di queste nuove, per ora solo il monaco. A me piace il chierico. WoW è stato anche l'ispirazione dell'edizione che non esiste, qui si sono ispirati meglio. Ok. Ci siamo quasi. Esiste Lucio, esiste. No alla censura. Riusciamo probabilmente a chiudere se ci prendiamo 5 minuti. Aura di protezione.
Gli effetti di aura di protezione non sono cambiati, ma le aure del paladino adesso funzionano mettendo più effetti uno sopra l'altro su aura di protezione, anziché essere tante aure diverse. Ottimo, è chiarificatore questa cosa, mi piace. Stessi effetti, è solo più facile da spiegare. Infatti dice, irradi, emetti un'aura invisibile ma protettiva in un raggio di 3 metri a emanazione che origina da te. Quindi in teoria tu sei fuori, perché abbiamo visto che l'emanazione non include il caster, che è una cosa strana da dire. L'aura non è attiva finché hai la condizione di incapacitato. Tu e i tuoi alleati... Quindi strano che quindi specifichi che sia emanazione di semplicemente un cerchio puntato, centrato su di te, no? Perché mi crei un nuovo tipo di aura e poi non mi usi quello vecchio che già c'era? Tra l'altro Circle esiste. Vabbè, lasciamo stare. Emanation però include anche te stesso. Mi sembra stupido specificarlo quando prima mi hai fatto una testa tanta dicendomi guarda che Emanation a te non ti include, eh? Quindi questa però è un'emanation che include te. Chiamalo Circle, chiamalo Radius, chiamalo... No, vabbè. Tu e i tuoi alleati all'interno dell'aura guadagnate un bonus ai tiri salvezza pari al modificatore di carisma tuo, minimo di 1. Se il paladino è presente, una creatura può beneficiare se un altro paladino è presente, una creatura può beneficiare soltanto di una aura di protezione alla volta. La creatura sceglie quale aura... mentre si trova in entrambe. Ok, quindi ovviamente sceglierete la più forte, suppongo. Comunque dice che Emanation dice che non ti include a meno che tu non lo voglia. È specificato? Ok, va bene. Qua però è specificato, lo fa, punto. Non ti dice, non lo puoi, non puoi non farlo. Che è buffo, però è comunque una contraddizione in termini. Grazie per la precisazione che è fondamentale, Pugliar, però lo trovo comunque un po' sciocco. Non esiste, cioè, ho visto, adesso vado a sbirciare, vi faccio vedere al volissimo, ma non voglio divagare troppo, che hanno utilizzato per il capitolo riguardante la magia, scusate mi sono un po' decentrato, per il capitolo questo qua, cioè, di nuovo hanno utilizzato questa tabella qua, che mostrava i vari tipi. Hanno aggiunto però Emanation and Sphere, non è solo Sphere, è proprio Emanation and Sphere. Non vedo perché... chiamarla Sphere, visto che se qua tu mi scrivi... dov'è? Range... Vabbè, non voglio divagare troppo, probabilmente era all'inizio, dove l'avevamo visto la volta scorsa. Fatto sta che utilizza l'altro. Forse sfera è anche sopra e sotto, ma in teoria dovrebbe esserlo, quindi... Dimmi sfera, non dirmi emanazione, lo trovo solo un po' sciocco. An emanation's origin creature or object isn't included in the area effect unless its creator decides otherwise. Va benissimo. Qua però ti dice, è un emanation e non puoi non farla, perché dice, you and your allies gain a bonus. Fatto. Non can gain a bonus, non c'è l'ausiliare, ecco, che mi lascia un po' perplesso. A quel punto di in una sfera da te. Però Emanation forse... No, Emanation però è anche a sfera, no? In teoria è anche sopra di te, dappertutto, tutto ciò che c'è intorno a te. Sì, è un'emanazione. Mi lascia molto confuso. Di una sfera siamo tutti contenti. Scusate la digressione, ma insomma, di Paladino ci capiamo qualcosa... Queste sono piccolezze, però vabbè. Abjure Foes, quindi scacciare, abiura nemici. Come azione magica puoi spendere un utilizzo dell'incanalare divinità di questa classe, lo specificano sempre per evitare che tu faccia il furbo col chierico, per sovrastare i tuoi nemici con la tua figaggine, con oh, cioè li vuoi impressionare con la tua presenza. Presentando il tuo simbolo divino o la tua arma, puoi bersagliare un numero di creature pari al tuo modificatore di carisma, minimo di una creatura, che puoi vedere entro 18 metri da te stesso. Ogni bersaglio deve superare un tiro salvezza su saggezza o guadagnare la condizione di spaventato per un minuto o finché non prende danno. Mentre è spaventato in questo modo, un bersaglio può fare soltanto una delle seguenti cose durante il turno. Muoversi, fare un'azione... o fare un'azione bonus. Quindi non è più costretto a scappare via
allontanarsi, addirittura scattare e utilizzare il massimo del suo movimento. No, può fare una cosa per volta, che è un bel CC, ma potenzialmente rischia di non essere poi così utile, perché se sei in mischia con un bersaglio che stai menando, questo bersaglio ti può comunque menare, non si potrà spostare, non potrà usare un'azione bonus, limiti un po' magari quello che può fare a livello di combattimento, anche se non sono molte le creature che all'interno dei loro stat block beneficiano delle azioni bonus, soprattutto quelle non umanoidi, però vabbè. Poi abbiamo, vabbè, livello 10, aura di coraggio, che adesso quindi aumenta, come abbiamo visto, l'aura di protezione, fa sì che le persone all'interno della tua aura non possano essere spaventate e le creature che entrano nella tua aura termina. You and your allies have immunity to the frightening. If a frightened ally enters the aura, that condition has no effect on that ally while there. Esatto. Ah, finché rimane all'interno dell'aura. Quindi la condizione tu continui ad averla, ma finché sei all'interno dell'aura non è attiva. Appena l'aura non c'è, è andata via. Oppure appena si sposta, la condizione ricomincia. Interessante, interessante. Grazie Jack Monta per la salva. Grazie. Livello 11, Radiant Strike, colpi radiosi. È stato rinominato da Punizione Divina Migliorata, il cui nome non aveva senso, non ha mai avuto senso, perché the only overlap with Divine Smite is that both deal Radiant Damage. L'unica cosa in comune con Punizione Divina è il fatto che facesse danni radiosi. Quindi, colpi radiosi. I tuoi colpi adesso portano con sé del potere sovrannaturale. Quando colpisci un bersaglio con a seguito di un tiro per colpire usando un'arma in mischia o un colpo senza armi, il bersaglio prende un D8 danni radiosi extra. Ecco, anche qui il fraseggio mi sembra un po' infelice e vi dico perché. Non c'è di nuovo l'ausiliare. Anche qui non c'era, effettivamente. Cioè, a prescindere, se colpisci, cazzotti. Whenever you hit a creature with a melee weapon, the creature takes an extra 1d8 radiant damage. Il che significa che dal livello 11 in poi, il paladino non può dare scappellotti, senza il rischio di ammazzare un paesano. Perché prima lo dovevi fare con un'arma, e magari lo scappellotto non lo dai con un'arma. Però adesso è anche coi pugni nelle mani, quindi... Vabbè, mi sarebbe piaciuto l'ausiliare di Ken, perché in combattimento sì. Io decido che faccio un D8 danni radiosi in più. Se queste cose che non mi permettono di dire no, io questo potere, questa passiva la disattivo, mi mandano un po' i pazzi. C'era già in quinta edizione a quanto pare, ma questo comunque non è un motivo per non metterlo nella revised edition. Scappellotto tonante, grande, mi piace un sacco. Puoi fare un D8 danni radiosi non letali? Sì, però cioè, lo butti a terra letteralmente, perché comunque un colpo in mischia suppongo che tu possa farli non letali, però magari volevi solo fare e non puoi scegliere di fare, devi tirare, il gioco ti dice no, gli hai tirato lo scappellotto, te c'hai la magia nelle mani, so cazzi tua. Punisco in faccia non letale. Ok, Cleansing Touch. Gone! Via! Non puoi togliere più le malattie dalle persone. Non si fa. No. Ma esiste Restoring Touch, quindi tocco ristorante. Nel senso che vai a mangiarci a cena. Ma buono, magari. Buono. Puoi spendere 5 punti dalla tua imposizione delle mani, dalla tua riserva di imposizione delle mani, per rimuovere uno status, una condizione, in modo simile a ristorare inferiore. A livello 14 mi dai ristorare inferiore gratis, da un lato ti dico bene, dall'altro dico what the fuck, a livello 14. Qui prima ti diceva puoi terminare un incantesimo su te stesso o su una creatura consenziente. Qua tu mi dici che io posso togliere... Accecato, affascinato, assordato, spaventato, paralizzato o stordito. Cioè, prima era molto figo perché era tipo io annullo questo incantesimo! E era bello. Tutto. Era molto bello, era molto forte.
potevi utilizzarlo per interrompere magari l'effetto di uno charm su persone, no? Che aveva senso secondo me, perché stavi facendo era una specie di intervento divino, no? Perché tu sei in canali quello che è la esatto. Lo puoi ancora fare, però è, cioè, perché c'è anche affascinato tra le condizioni che puoi interrompere, quindi forse hanno detto vi do praticamente, cioè vi diamo lo stesso identico range di cose che potevi fare anche prima, stiamo soltanto precisando un pochino meglio, cioè senza andare a dire interrompi, quale incantesimo posso interrompere, no, ma magari quello lì aveva arma magica, no, e quindi potenziali effetti benefici, il potere poteva essere usato per trollare, no, o magari uno si autopotenziava con un incantesimo, io dico c'è scritto che ti interrompo un incantesimo, oh! E se ne va via tipo Woody Woodpecker, no? Quindi ci sta, posso capire da dove arriva questa loro voglia di cambiare il fraseggio. Peccato, è meno potente, era utile, era interessante, anche perché diceva da una creatura consenziente, per carità, però sai, con a livello di lore, con le giuste premesse, tipo una pozioncina che ti fa diventare molto consenziente, magari puoi anche convincere il big bad evil guy a annullare un effetto che aveva su se stesso. Non lo so. Sembra più versatile. A me non sembra più versatile, mi sembra uguale, ma fraseggiato meglio per evitare abusi del potere. Che vabbè. E poi niente, abbiamo ancora due robine da guardare che non sono state scritte qui, che sono, quindi, sto guardando il trafiletto qua sotto, espansione dell'aura, che dice che adesso la tua aura di protezione è un'emanazione a 9 metri, quindi prima l'emanazione, dov'era? Aura di protezione era qui, era 10 foot, che quindi erano 3 metri, adesso sono 9, che è molto utile. E a livello 19 ci dice Epic Boon, vedi il capitolo 5 per la scelta del tuo Epic Boon, ma noi ti consigliamo Boon of True Sight, che come al solito andiamo a vedere alla veloce, ma True Sight sappiamo tutti quanti che è la vista pura, no? Della quinta edizione. Sono curioso di vedere che cosa ci darà questo boon, cioè sei woke, puoi vedere, nel senso che puoi vedere tutto. Vediamo. Dov'è il capitolo 5? 5. Siamo qua. No, questo è il capitolo 4. Capitolo 5. Fizz. Eccolo qua. Dai. Eccolo qua. Allora. Eccoci qui. True Sight. Eccolo qui. Proprio qua sotto. Dice. Aumenti uno dei tuoi punteggi di caratteristica a scelta di 1, fino a un massimo di 30, e hai visione pura, puro visione, come vuoi dirla. Puro visione. Puro visione, e entro un raggio di 18 metri. Non confondersi con la curo visione, che invece era un servizio che fa Sara. Ah, pensavo che tipo curassi con gli occhi, tipo... Ah, ti ho curato! No, è proprio una TV H24 con Sara, la curo visione. Questo era il paladino base, che significa che la nostra prossima live, martedì prossimo, sarà dedicata quindi a chiacchiere sulle sottoclassi del paladino. Riusciremo a resistere alla tentazione di guardare? Suppongo, con molta calma, molto zen. Vediamo se le nostre rispettive classi... A proposito... Boris è della conquista, vero? Sì. Quindi sono curioso di vedere se la sottoclasse c'è, che tu sappia c'è. No, della vendetta c'è. Ah, vendetta, antichi, gloria e devozione. Quindi ci sarà la sottoclasse di Nadar da analizzare, ma non quella di Boris. Sì, ma vedo, come ha detto anche Scusa Generica, che c'è il Breaking Your Heart, cioè quindi diventare appunto in teoria il non più paladino, non c'è la specifica dell'apostata. Ci sarà nella Dungeon Master Guide, mi chiedo? Infatti è quello che dice anche Buono Scusa Generica, non è specificata questa cosa, quindi boh, non lo so, non si sa. Io ricordo benissimo che al buon Matt, a inizio della quarta stagione, quasi un paio di mesi prima, gli dissi, guarda, io ho due idee per Boris. L'idea numero uno è quella di voler fare tipo Sirio il Dragone, cioè a un certo punto me lo accechi e faccio in modo di utilizzare i miei poteri divini. Volevo avere un malus devastante, infatti lo so, ma volevo giocarmela,
E lui mi fa, sì, sì, no, certo, è un'ottima idea. Poi non ha mai fatto questa cosa. E poi dissi, vabbè, allora, se non vuoi fare questa cosa qua, almeno fammi modo di avercela con il Recorvo, in modo da fare il percorso del paladino, appunto, dell'apostata. Sì, sì, certo, è un'ottima idea, facciamolo. Questa la quarta stagione, che avete vista, ero lì che attendevo impaziente, ma non è successo nulla di tutto ciò. Capisco. Magari aveva piani poi per più avanti. Non lo sapremo. Ave dice, ottieni la vedenza, che mi fa molto ridere, perché effettivamente anche Boris avrebbe potuto ottenere la vedenza se avesse avuto il boon del True Sight, no? Ti ci vedo molto a Demon Hunter, visto che abbiamo citato molto World of Warcraft, di WoW, quindi proprio Elfo della Notte con la benda sopra, super edgy, che non vede un cazzo ma vede tutto. Perché loro hanno la vedenza. Grande. La luccicanza. La luccicanza, esatto. The Shining. Ok, questo era. Quindi. Questo era, questo è, questo sarà. Noi vi ricordiamo, come sempre, i nostri appuntamenti dei prossimi giorni. Non so se domani c'è qualcosa di previsto, anche perché vedo che stanno venendo fatte un po' di live, di chiacchiere, quasi sì, un po' all'improvviso, non proprio da palinsesto, quindi non escludo che domani ci possa essere qualcosa. Ci sarà sicuramente, però, giovedì, naturalmente, in vista dell'uscita del secondo episodio di Dusk. Ah, non vedo l'ora. Il pre-show, anch'io, dalle 16 alle 17, proprio qui. Quindi ci vediamo lì per un po' di chiacchiere e commenti, non più tanto a caldo perché ormai è passata una settimana, sull'episodio 1, ma soprattutto commenti a caldo su quello che vi aspettate dall'episodio 2. Poi dalle 5 alle 6 e qualcosina, che sarà la durata dell'episodio, noi ovviamente vi leggeremo sulla chat in tempo reale live di YouTube, quindi vi rimandiamo lì, non ci sarà live né niente, ma proprio come la settimana scorsa, alle 8.30, come tante settimane scorse, ma soprattutto la scorsa, alle 8.30 io e il buon Simone torneremo con la nostra serie su Dark Souls. Sono curioso di vedere in che direzione andrà, perché non è finita proprio benissimo l'ultima sessione di gioco, e come anche la settimana scorsa, i primi 10-15 minuti li dedicheremo ai vostri pareri sul secondo episodio e a eventuali perplessità che potete avere riguardo alla serie, o curiosità che potete avere riguardo alla serie. E poi vabbè, venerdì sono abbastanza sicuro che ci sarà una taverna stampa con Rob, con qualcun altro. Di solito c'è. Quindi questi sono i nostri prossimi appuntamenti, speriamo di vedervi lì, numerosi come sempre. Vi ringraziamo di nuovo per tutte le sub, vi mandiamo un bacione, vi auguriamo la buonanotte e a martedì prossimo con me, Luca e OneD&D, direi. Va bene, dai. Grazie a tutti, ci vediamo nei prossimi giorni. Bacioni! Bacioni!